Allora, benvenuti al penultimo incontro di Multiversity. E oggi siamo qui con noi con Paolo Solazzo, che ogni volta sbaglio dico Solazzo, lo sbaglio sempre, e Italo Scagnello, che sono due dei membri e fondatori di Amity Time. Quindi il terzo componente purtroppo non è potuto venire, doveva esserci. E loro ci introdurranno un po' a quello che è il concetto di cross-medialità o multimedialità nel contesto giapponese, quindi quello che riguarda l'animazione giapponese è il fumetto, il manga. Non so se anche sfolerete nei confronti del cinema, perché comunque penso che in Giappone sia un processo cross-mediale vada anche oltre l'animazione. Però sì, si parla di televisione, si parla di editoria della letteratura in generale. Esattamente, quindi allora lascio di sentire la parola a voi e portate avanti tutta questa discussione. Sì, l'introduzione la fare a Giaggio. Prego. Sì, lui purtroppo. A proposito, metto subito alla polmonite la nostra di scalettask. Perché non sei assolutamente nulla. Assolutissimamente niente. No, in realtà, giusto per fare un'introduzione, poi Inter magari vorrà partire con le cose più vecchiotte. In realtà, quando si parla di cross-medialità in Giappone, parliamo di praticamente quello che attualmente rappresenta molto bene i brand, per intenderci. Okay. Vivere un brand non significa viverlo in un solo media, ma viverlo in tanti media. Ci sono fortissimi brand che ormai spopolano, come per esempio Fate, come per esempio Evangelion, come per esempio Dragon Ball, One Piece, che ormai non sono più brand legati solamente alla sfera del media principale. Anche qua. Ma anche a quelli che sono tutte le intersecazioni, per esempio Fate, esiste Fate Go, che è un gioco per praticamente cellulare, smartphone, poi esistono le serie animate, poi esiste il gioco, la visual novel, quindi quello per PC, poi esistono i manga, poi esistono le novel, insomma capisci che molto bene la cross-medialità all'interno di quelli che sono i brand giapponesi è una cosa molto legata all'attualità. Poi ha anche un'intersecazione narrativa, cioè tu per comprendere il mondo devi comunque un po' alla Marvel, per fare un con esempio alcuni, contemporaneo centrale. Con alcuni sì. Ma questo, come vedremo, è una cosa che parte da molto prima. È una cosa che però su cui ci concentreremo e che spesso e volentieri non è proprio molto chiara, è come la vedono i giapponesi stessi, cioè il sociale giapponese è legato a quella che è il media mix, quello che è proprio il vivere un determinato tipo di esperienza narrativa. In maniera naturale la vivono comunque. Ecco, sì, questa è una cosa che per esempio possiamo molto ben vedere, il avere tanti livelli narrativi spesso e volentieri per loro non è un problema, è la normalità, perché il fan magari di un brand tenta di comprare tutto. Quindi questo porta a differenza appunto dei prodotti Marvel, che facevo riferimento, che sono rivolti a un pubblico occidentale che non è abituato a seguire tutti questi piani, anzi a volte se ne lamenta, porta a essere più dipendenti l'un dall'altro questi prodotti, perché poi alla fine i prodotti di Marvel sono sempre stand alone, poi anche comunque è così, spesso e volentieri sono sempre dei forti hard reset narrativi, cioè nel senso sono simili. Nel senso che abbiamo la novel di Fate X, poi ci sarà la novel di Fate Y, la struttura sarà magari uguale, magari in una e nell'altra ci sarà una citazione, magari quindi a volte non hanno neanche strettamente connessioni narrative. A volte può capitare. Spesso e volentieri no, ci sono esempi che vedremo nel corso, diciamo così, della storia, però questa è la cosa importante, sono prodotti per giapponesi. E questa è una cosa importante, ovvero sono prodotti per un tipo di società che vive diversamente il media, il cross media, vive completamente diversamente anche l'acquisizione delle informazioni da
ogni prodotto che ne viene fuori. Okay. Poi se ne può discutere prodotto per prodotto alcune cose importanti, e ora appunto lo vedremo, perché il percorso che faremo ci farà vedere come non sempre sia esistito il media mix, come per esempio manga e anime potevano essere completamente e nettamente divisi, o poi nel corso del tempo diventano codipendenti, poi ritorno magari divisi. Cioè, insomma, non è un percorso molto semplice quello da capire all'interno del mondo. Ci sono dei fattori, ovviamente, poi che collegano tutto, anche questo lo vedremo a breve. Insomma, lo vedrò io. Sì. La cosa fondamentale è che il concetto di media mix corrisponde uno a uno a quello di capitalismo. Quindi okay. Fondamentalmente senza la nascita di un apparato che permettesse la vendita di qualsiasi cosa non si poteva ancora parlare di una classe medialità vera e propria, o di un riferirsi attraverso un'opera ad un'altra. Nel momento in cui è subentrato, adesso lo vediamo, il colonialismo americano, quindi tutto il modello del consumare, una speculazione economica, eccetera. La bolla che poi è esplosa in realtà, e quindi ha permesso anche un aumento della possibilità di spesa, c'è stato sempre un incremento di queste meccaniche che giustamente nascono agli inizi del Novecento con intenti abbastanza artistici, perché il cinema si era già diffuso da circa 15 anni, quindi l'interesse tecnico che per esempio in America o in Europa si era iniziato a sviluppare in quegli anni con per esempio i primi tentativi di Griffith negli anni 20 o la scuola di Brighton di lì a poco, iniziano a penetrare anche in Giappone. Okay. E quindi le prime forme di animazione che abbiamo attorno agli anni 10, si parla dei primi tre grandi ponieri che sono Juichi Kōchi, Hotel Shimokawa e Kietaro Setayama, hanno velleità abbastanza artistiche, non c'è un interesse, diciamo, a clappiare un certo tipo di pubblico, anche una necessità, perché ancora parliamo di un'industria che neanche esce nelle sale, non parliamo di sale, non parliamo ancora di operazioni commerciali di questo tipo, però semplicemente degli esperimenti che lasciano giustamente il tempo che trovano. Alcuni non sono visibili, però altri, come ad esempio, adesso ricordo il titolo inglese, The Dual Sword, Kendo Samurai mi sembra fosse il titolo originale, mostrano un tentativo di iniziare a fare qualcosa di nuovo, semplicemente di interessarsi a una tecnica che può essere scoperta e che è anche vicina a certe sensazioni dell'arte tradizionale giapponese, che c'è, per esempio c'è un genere teatrale che lo chiami Shibari, che si basa, visto che siamo poi nel Museo delle Marionette, proprio su anche modelli molto simili ai nostri, il teatro delle marionette è proprio molto simile a quello. La Mishibai è fatto con delle figure di cartone invece che delle marionette, ma anche proprio la resa drammatica, le storie molto tragiche e tutto sono molto simili, per esempio, a quelle che si possono vedere nel teatro napoletano delle marionette, quindi con modelli come Pulcinella, eccetera, quelli della commedia dell'arte. Di conseguenza all'inizio non è legato a nessun tipo di soddisfazione di desideri o di imposizioni da parte dell'altro, però sappiamo che con il 1926 corrisponde l'inizio dell'epoca Showa, che è un'epoca in Giappone molto sofferta, perché per quanto abbia definito praticamente tutto il XX secolo, visto che ha preso 60 anni di storia, ha coinciso anche con l'ingresso del Giappone in un periodo, diciamo, molto legato alla destra. Parliamo sempre di un paese estremamente conservatore in cui la sinistra e, diciamo, le politiche anche socialiste non sono mai entrate davvero. Che tutt'oggi si può parlare di destra e centrodestra, molto difficile andare oltre quel seminato lì. Però Hirohito, diciamo, porta con sé alcuni dettami che in Europa sono già diffusi da diverso tempo e che fanno riferimento a un nazionalismo molto forte e presente, e quindi anche a un ridimensionamento dell'arte e dei primi embrioni di commercio e di industria verso la propaganda, prima per la guerra sino-giapponese e poi successivamente per il conflitto mondiale,
dal 42 in poi, con esempi in realtà anche non direi di primo livello perché non si parla di qualità, Bizzarro. però importanti per la storia dell'animazione, perché ad esempio abbiamo il primo lungometraggio che è legato a Momotaro, un personaggio della cultura tradizionale giapponese, che ad esempio sconfiggeva gli americani, trasformati ovviamente in scimmie, con un sottile riferimento razzista, che tanto sottile non è. Fai Gli tipo il faceva esplodere, marinario, ma il sì, marinaio. gli faceva esplodere le navi, molto pittoresco, ma anche molto offensivo, se Vabbè, vogliamo. ovviamente, la No, propaganda a tutti gli lontano, effetti. lontano a tutti gli effetti, però anche dalla propaganda americana, dove avevamo invece, che ne so, Capitan Paperino, Capitano America, America, certo. Superman che pistava i nazisti. Sì, non troppo diverso, appunto. Sì, è importante questa parte di qua perché ci fa capire come l'animazione già sia vista come un metodo per indirizzare Facile presa di facile comunque. presa sul popolo. Se ci pensi, Momotaro non è un personaggio che stava sulle navi, è un personaggio della tradizione proprio. Eppure qui È stato abbiamo riletto. questo personaggio che è una rilettura di un personaggio completamente loro, però ha un nuovo scopo, quello proprio di indottrinare. Questo è anche molto importante perché, come vedremo a breve, in realtà il Giappone, per quanto abbia una cultura tradizionale molto estesa, fa spesso riferimento a quella cinese, anche per la creazione delle proprie leggende. Ci sono tante storie popolari che sono basate su versioni originali Ma un po' provenienti come dalla la Cina. cultura greca e latina, Se vogliamo, è simile proprio lo qua, stesso ok. meccanismo, perché comunque la Cina è molto vicina, ha una storia ancora più grande e lunga, e il trasporto culturale è stato abbastanza vicendevole per anni. Soprattutto col commercio e anche le varie inimicizie, se vogliamo, che ci sono trascorse dai due paesi. Ed è un discorso molto relativo a come si sviluppa poi successivamente l'animazione, perché facendo un sunto molto rapido, non ammorbando troppo con la storia, che è facilmente recuperabile su vari tipi, che poi facendo anche una bibliografia possiamo indicare come la storia dell'animazione giapponese di Guido Tavassi, molto interessante da questo punto di vista, o Anime and History di Jonathan Clements, in inglese, che permetteranno sicuramente di approfondire meglio la questione. Noi qui stringiamo un attimo anche per renderci conto di come ci sia subito un riferimento ad altri piani narrativi e quindi ad altre possibilità poi di espandere quel discorso attraverso lidi esterni adesso al suo contesto. Ma già in Momotaro in realtà noi abbiamo il riferirsi a una storia tradizionale, quindi a un personaggio già esistente e che già nella cultura giapponese è il protettore di quei valori, per essere più efficaci nei confronti delle persone. Perché come la Disney in America utilizzava i suoi personaggi per essere anche vendibile al pubblico americano, in Giappone, in assenza di modelli già pregressi, se ne creano altri, come ad esempio c'è Norakuro, personaggio proprio dell'animazione giapponese, uno dei primissimi mascotte, se vogliamo, che è questo cane appunto di colore, no? Norakuro vuol dire quello nella traduzione, che interpreta vari ruoli, quindi fa il soldato, Tipo fa l'infermiere, Topolino, sì, ha la un stessa po' identica Pippo, maniera. quello che erano i personaggi di Disney classici. Questa è una cosa importante perché, e qua vediamo forse la prima idea, prima degli anni 50, non è che c'era proprio questa intersecazione tra manga e anime, era più tra letteratura, tra Ma tradizione. siccome parliamo di anime, essenzialmente quando mi hai citato queste cose, Norakuro è un personaggio esclusivamente ok, animato, quindi sì. il manga Il al di là manga, della adesso ne connessione. parliamo Ah, meglio, ok, era il manga è per. proprio in questo momento. Prima degli anni 50, quindi prima dell'ascesa di Tezuka, il manga era relegato a quelle che erano delle riviste, dei giornali. C'era proprio una rivista tra le più famose, si chiamava Manga, o comunque erano riviste dove c'erano queste vignette che potevano essere di vario tipo, che potevano satiriche, potevano Quindi erano essere. riviste non di settore, Non erano come proprio Shonen giornali, Jump, erano che proprio erano giornali tipo giornali. strisce americana, Sì, anche qua, erano ok? proprio. Potrebbe essere esattamente lo stesso.
fondamentalmente noi magari possiamo essere convinti che il manga nasca già così, perché non abbiamo bene in mente anche una cronistoria. Sì, perché è più distante. Ma fondamentalmente è il quotidiano il luogo di nascita. Quindi delle strisce, sì, tanto sì, sì, quanto quelle... Zai-san, personaggio ancora molto importante nella cultura giapponese, perché è l'anime più visto in assoluto tuttora e va avanti da circa 60 anni. Che nasce proprio come personaggio di strisce quotidiane, okay, okay. Dal 39, se non mi ricordo male, comunque giù di lì. E parlava ad esempio lì di una famiglia, di una giovane coppia giapponese, e quindi iniziava il popolino, anche se vogliamo nipponico, a interfacciarsi con racconti di vita quotidiana che prima sotto Hirohito erano vietati, perché poi non c'era neanche il sostentamento, il finanziamento di opere che andassero oltre quelli che erano il racconto dei valori giapponesi. Certo, propaganda anche lì, comunque, indottrinamento. Hirohito è tornato tantissimo indietro rispetto a quella che era la linea dei suoi predecessori, perché dalla fine dello Shogunato in poi c'è stata una grossa apertura, anche se vogliamo, all'Occidente, cosa che fino a quel momento lì era stata sempre negata. Addirittura c'è Silence di Martin Scorsese che parla molto bene di come fosse per esempio vietato il cattolicesimo. Ma quindi può essere che queste strisce sono arrivate durante quel periodo di apertura? Sì, diciamo nel periodo precedente, nel momento in cui giornali come The New Yorker, i primi che iniziano a pubblicare le strisce, avevano avuto una penetrazione anche in Giappone, c'è stata una, diciamo, un lavoro embrionale, se vogliamo. Com'è l'animazione, quindi? Che però fino agli anni, fino al 45-46, non ha avuto molto modo di sedimentarsi. Okay. Perché poi anche l'editoria nazionale era molto contraria al fumetto inizialmente, c'erano più i Gengamono, mi sembra fosse il nome preciso, i Giga qualcosa... Nomi correlati comunque a forme primigene anche di racconto, i classici rotoloni, okay, con le immagini. Sì, sì. Sai, una cosa interessante, queste riviste, questi quotidiani, tra i primi di questi quotidiani, che appunto citavamo prima, non erano neanche stati fondati da giapponesi. Okay. Erano gente olandese, gente che arrivavano, vedevano che comunque c'erano persone che disegnavano in questi pezzi di carta, letteralmente, straccia, avevano anche discreto successo, e allora dicevano, ma perché questi non li trasportiamo nei quotidiani come sta avvenendo in altre parti del mondo? E questo ha portato indubbiamente, anche per questo poi un ritorno indietro, proprio tornare indietro. Se ci pensi, nelle riviste tipo negli anni 20, alcune volte erano addirittura discretamente, tra virgolette, progressiste determinate riviste. Ci sono per esempio storie di la ragazza Monella, c'è proprio un quadretto dove c'era questa ragazza che combinava guai, un quadretto, una striscia, era quattro, uno yonkoma a tutti gli effetti, che praticamente si vede lei che fa uno apre il pozzo e fa bagnare un tizio, e in un'altra scappa e corre mentre fa maraghella. Insomma, come puoi ben capire, siamo in un periodo un po' strano per far vedere magari una donna che fa una cosa del genere, che mette in discussione, lo mette alla berlina. Capisci anche come, anche il perché, quello che diceva Italo, che magari queste riviste non erano viste abbastanza bene. La critica sociale in Giappone non è è tuttora così, non è proprio una cosa ben vista, non è una cosa che si fa in un determinato modo plateale. Spesso magari sono un pochino più sottili, e capisci che invece queste riviste dove pubblicavano i primi manga, che letteralmente manga tradotto letteralmente significa schizzi, disegni, proprio addirittura all'inizio erano disegni preparatori, bozzetti tipo di volti, quindi come puoi ben capire qui già siamo un primo passo in avanti. Però quello che volevo proprio sottolineare, come ti stavo dicendo all'inizio, il manga, essendo proprio una parte di rivista, non era qualcosa collegato all'animazione in sé. Certo, certo. Quindi capisci che il media mix in questo momento ancora non collide. Forse l'unica cosa è che entrambi derivano da una cultura in qualche modo occidentale.
Non proprio, comunque espressivo. parliamo di modelli anche tipicamente giapponesi asiatici, Ok, quindi un comunque non po' anche qui, strettamente diciamo, non nipponico. era un ibrido tra le due Cioè, culture. quando si parla dell'ukiyo-e, comunque si parla di un'influenza abbastanza presente, che Ok. magari non vogliamo definire estremamente fondante o comunque basilare, fondamentale per il manga, perché ci sono anche altri modelli narrativi che adesso andiamo a vedere. Però sicuramente l'ispirazione artistica deriva da lì, c'è una storia che ha portato a Ok. quello, e non è soltanto un discorso di importazione. Però anche lo sviluppo del manga in quanto manga, quindi in quanto fumetto e non semplicemente illustrazione al giornale, lo si deve sicuramente anche all'influenza artistica americana, però specificatamente le animazioni in questo caso, Ok, perché forse è un discorso anche di perché tecnica, di strumenti. quando si parla spesso di Tezuka, si parla di una storia, per esempio, influenzata molto anche dall'animazione. Sì. Sicuramente dal fumetto, e questo c'è da chiarirlo nella formula dei libri di Osaka, erano dei libri rossi, per questo poi definiti di Osaka, correlati a quella città, che venivano importati un po' in tutto il Giappone, erano delle storie abbastanza classiche, sempre ancora legate a un discorso primitivo in termini linguistici, quindi non sviluppavano granché, però avevano già queste storie un po' per bambini, molto divertenti, con tematiche molto leggere, e quindi si riferivano a un pubblico abbastanza ampio, perché vai. Qui parliamo già di Tezuka, però Tezuka Stiamo per appunto, parlare di esatto, Tezuka, ok, sì. dico, okay, perché diciamo, questo, stai parlando del riferimento a cui, da cui nasce in qualche modo Tezuka, Sì, il fumetto in sé per ok, sé, perché quando quando comincia parliamo di, di ok, Tezuka parliamo anche di nascita del fumetto, volenti o nolenti, in visto che Giappone sì, quantomeno, poi in ok, fumetto in Giappone, sicuramente, poi in America c'era già era stato già, Winsor esatto, un attimo, McCay già da 40 anni, esatto. e infatti in questo senso ne parliamo dal punto di vista tecnico, perché fondamentalmente per 40 anni in Giappone non si è potuto fare nulla in questo aspetto qui. Visto che non c'è stato alcun tipo di sperimentazione, non c'è stato alcun tipo di pubblicazione anche. Il famoso modello, la famosa forma della rivista fumetti non nascerà prima degli anni 60. Ok, quindi relativamente di Questa recente, è ok. giovanissima, anche per questo quando si parla di manga in un certo senso c'è da stare un attimo attenti. Noi parliamo di qualcosa di estremamente giovane e ancora poco formato nella sua forma, la sua interezza, come se fosse qualcosa di già estremamente definito, con dei codici ben Fa anche precisi. ridere pensare quanto si, in qualche modo si elogi la cultura giapponese per essere disponibile nei confronti dell'animazione, del manga, della cultura che noi definiamo per ragazzi, perché noi abbiamo vissuto in quella maniera, quando in realtà poi lì, come ti fai capire, che prima degli anni 60 non esisteva questa apertura, Bravo. questa disponibilità nei C'è confronti da di questi dire immaginari. che la voglia di fare è sempre esistita. Quando parliamo di questi libri di Oscar o comunque tutto quello che riguarda il proto fumetto, Ok, il era racconto di il fantasia, comunque racconto, comunque chiamerò. queste poco fa ti parlavo di questa carta straccia, ma perché Tezuka venne ispirato da queste cose? Perché fondamentalmente lui da bambino vedeva queste strisce in questa carta che letteralmente appena si bagnava si distruggeva, che costavano veramente poco, anche se lui veniva da una famiglia discretamente ricca che si Ok. poteva permettere di comprare facilmente questi diciamo così, questi protofumetti, e andavano fortissimo tra i bambini. Ci È un processo di evasione, magari può essere anche troviamo in un periodo di guerra, in un esatto, periodo un periodo di post-guerra, dove il Giappone è guerra, tutto distrutto, dove non esiste letteralmente una via d'uscita, dove lo straniero, questo è importante, lo straniero diventa una presenza fissa all'interno del Giappone, perché il Giappone era letteralmente diviso da una parte americana e da una parte russa. Ci esatto. sono molte isole che vengono controllate dai russi, ma invece la parte di Edo è più legata a quella che è l'influenza americana, ma comunque lo straniero che è presente in quel luogo e che in un certo qual modo vuole controllare il Certo. luogo stesso. Poi attenzione, questi movimenti di protofumetto non erano banditi in senso stretto della parola, erano mal visti.
anche dai giapponesi stessi, però andavano forti tra i bambini, e in un certo qual modo Tezuka venne ispirato da questa diffusione, sognava di voler fare anche lui quello. Poi i genitori non erano molto d'accordo con la sua idea, gli imposero di studiare, però lui voleva fare altro. Laurea comunque in medicina, sì, è vero, infatti cioè, la laurea è anche una specializzazione ben precisa, in disegno anatomico, sì, come si chiama. Quindi anche qualcosa che sviluppa un po' le sue veleità artistiche. Che comunque bisogna capire che Tezuka vive la seconda guerra mondiale da adolescente, del 28. Quindi la vive in pieno. Sì, la prende proprio nel periodo più aperto alle influenze, anche se vogliamo. E quindi quei fumetti che legge durante i periodi in cui può rifiatare o comunque non sente la pressione della guerra diventano molto importanti, diventano importanti anche le prime ispirazioni, le prime sensazioni dall'estero, perché dopo che la guerra finisce parte, come dicevo prima, proprio una vera e propria colonizzazione. Non ho usato il termine solo per mania di grandezza o per rendere il quadro ben più peggiore di quello che è, perché alla fin fine l'America, dopo aver lanciato due atomiche, effettivamente prende il possesso del Giappone per alcuni anni. Poi a livello di aiuti economici, con il piano Marshall, introduce tutta una serie di lussi che, secondo per esempio gli ideali antichi e tradizionali, proprio corrompono quella che è la vita giapponese. E non a caso viene spesso raccontato il contrasto che nasce tra le vecchie e le nuove generazioni. Rocky Joe è una serie grandiosa, non solo perché racconta poi la storia di un ragazzo in maniera tragica e bellissima, ma anche proprio perché è il simbolo di questo contrasto, di questo scontro, di questa impossibilità del Giappone di riuscire ad andare davvero avanti senza condannare poi il futuro delle giovani generazioni. Che le nuove generazioni erano disponibili nei confronti di questa cultura americana, forse le vecchie no? Più che altro si sentivano traditi da quella cultura tradizionale giapponese. Sentivano che apparteneva alla sconfitta, perché Hirohito alla fine si era reso, o comunque aveva portato alla morte di tantissimi loro coetanei, costretti a morire in guerra. Tutta la sconfitta in Giappone è molto sentita. Ma poi c'è anche quella pratica dei kamikaze, che li costrinsero tanti giovani a perdere la vita per nulla poi alla fine. Che poi è la motivazione che hanno dato gli americani per aver lanciato la... Sì, un po' fondamentalmente. Lo spirito incrollabile dei giapponesi. Esatto. Poi lì bisogna vedere, però. Che bisognava poi spezzare. E fondamentalmente è stato spezzato, perché poi il morale portato a terra è anche l'appartenenza effettivamente a qualcosa, quindi c'è da creare un nuovo mondo a cui appartenere, se vogliamo, probabilmente anche per questo che iniziano ad affermarsi quelli di finzione, sia dal punto di vista del fumetto dell'animazione, sia poi da quello della letteratura, perché parliamo di un periodo molto fiorente anche da quel punto di vista, sia dell'importazione c'è anche un benessere della produzione nazionale. E inizialmente no, inizialmente si parla di una difficoltà, un po' come in Italia, arriveremo dopo, si è arrivato al boom negli anni 80, come in Italia, da questo punto di vista c'è proprio dell'esplosione della bolla, perché c'è proprio un'inflazione crescente, ma ci arriviamo comunque con calma. Perché prima giustamente di discutere di un'industria, cioè un attimo da vedere come nasce, forse poi la multiplanarità dei media sta molto lì, in quanto sia importante un'industria e quanto bisogna spingerla, soprattutto per le proprietà che poi ha. Sì, sì, sì. Vedi, qua comincia dal 45 in poi quella che è un po' la cultura dell'atomica, che è una cosa che ci porteremo nel corso del tempo molto nel manga, nel fumetto in generale o comunque nell'animazione. Che ovviamente è dell'atomica intesa come catastrofe. Come catastrofe, ma anche come... Quasi un'era, sai. Un'era di tecnologia, l'idea, la base. Questo lo vedremo... Come se fosse una post-apocalisse... positiva, ideale. O l'idea anche del il potere distruttivo, se noi l'avessimo usato in altro modo, cosa sarebbe potuto succedere? È un po' l'idea di Tezuka che nasce dall'inizio con la paura appunto della nucleare e l'idea che
la forza distruttiva dell'uomo in realtà poteva essere usata in maniera differente. Se ci pensi, Astro Boy. Certo. Il nome originale non è Astro Boy, è Atom. E non è un caso che Atom sia un bambino, ovviamente un robot, un cyborg tecnicamente, ma con la forza di una nucleare. E non è un caso che lui può a tutti gli effetti risolvere qualsiasi problema all'interno della società, perché la sua forza è una forza distruttiva, però messa al servizio, non messa alla distruzione. E in realtà questo percorso della nucleare che parte dal 45 influenzerà tante persone. Non serve citare giustamente Akira per ricordare la famosa, ma ce ne sono tanti esempi che anche questi vedremo nel tempo. Ora parliamo magari un po' di Tezuka un po' meglio, però la cultura della nucleare va a portare una certa mentalità all'interno del fumetto e dell'animazione che si andrà anch'essa a sviluppare. L'idea iniziale della la tecnologia è quello che può distruggere l'uomo a tutti gli effetti, di cui dobbiamo avere paura, però è anche quella che noi possiamo mettere al servizio, è sicuramente una delle prime idee della cultura della nucleare. Poi ovviamente ci sarà un percorso che sarà dettato ovviamente anche dall'inflazione dell'utilizzo di determinate tematiche. È questo. Sì, hai detto bene che adesso dobbiamo parlare di Tezuka, non perché si voglia, ma perché nessuno vorrebbe. Che basta Tezuka nel 2023, anche basta, ma purtroppo lo pubblicano ancora in maniera di massa, tra l'altro. Sì, poi è arrivato in maniera sicuramente più considerevole rispetto al passato, dove era un po' visto come un mito quasi. Adesso abbiamo ben chiaro anche l'idea proprio della persona Tezuka, al di là del dio dei manga, dio degli anime, come lo si è sempre definito. Abbiamo un quadro ben specifico che poi ce l'ha fatto inquadrare anche come gestore di talenti non proprio positivo, ecco, non proprio né capacissimo né molto disponibile nei confronti dei suoi colleghi, che spremeva all'osso in virtù di una cultura lavorativa di cui probabilmente è anche rimasto vittima, perché poi è una persona che mentre si occupava della direzione di due anime, nel frattempo disegnava circa 25 serie contemporaneamente e si occupava della pubblicità di un'altra azienda, faceva altre cose come anche sceneggiature per varie sceneggiati televisivi, altre serie di altri studi. Negli anni Tezuka è uno che davvero ha dato vita a un'immagine da stacanovista. Sì, sì, ma si vede anche da quanta roba pubblicata. E l'ha imposta un po' a tutti quanti, ma al di là di questo discorso, che poi è anche un po' successivo, il suo interessamento all'animazione nasce con l'arrivo della Disney fondamentalmente in America, che arriva grosso modo quando lui è già nella tarda adolescenza, perché parliamo del 47, quindi quando lui aveva già quasi 20 anni, che del 28 era 19, e rimane fulminato inizialmente, si dice, da Cenerentola, che è uno dei primissimi film che vede, che per tecnica lo colpisce in maniera quasi da epifania, quasi come se avesse la sindrome di Stendhal. Approfondisce l'incontro, la conoscenza, vede Bambi, vede altre cose, e rimane particolarmente colpito dalla tecnica. Dice che dal punto di vista continuistico riteneva i film della Disney abbastanza vuoti e manieristici. Quindi non riusciva, anche forse per l'età, a rimanere esterrefatto da ciò che raccontavano, ma il come lo raccontavano lo affascinava invece tantissimo. Quindi l'interesse di Tezuka per l'animazione è inizialmente tecnico, cosa di cui si parla poco spesso, perché l'inizio della sua carriera lo si ha con un prodotto invece interamente commerciale, che poi ha dato vita proprio a un approccio commerciale all'animazione e a ciò che si porta avanti oggi come modello industriale. Perché ai tempi, ancora prima di questo avvio di Tezuka, si parlava sempre di sperimentazione, come vi dicevo, prima ancora aveva già iniziato ad esserci una... Per scendere un attimo in quello che è l'embrione industriale di quegli anni lì, si parla fondamentalmente di Toei, quando si parla di animazione
dei primi anni 50, perché nei 40 tutte quelle realtà che si erano occupate di mozioni di propaganda vanno pian piano sciogliendosi, Certo, che o quelle che rimangono iniziano ad avere poco lavoro, perché non ci sono più i fondi statali che, per quanto per produrre opere di propaganda, comunque prima arrivavano in maniera abbastanza considerevole, perché ci sono stati tanti progetti nel tempo, anche importanti, come si diceva prima, come Pietre Miliari, perché il primo film, il primo lungometraggio, il primo film con sonoro, che è del 44, se non vado errato. E quindi abbiamo delle piccole conquiste che nel post Seconda Guerra Mondiale solo Toei può portare avanti, perché Ok, Toei quindi Doga è un uno studio che discorso anche di nasce, dopoguerra. sì, è uno studio che nasce nella metà dei primi anni 40, inizia a nascere come studio di produzione cinematografica, quindi non è uno studio interessato esclusivamente Ok. all'animazione. Ma si sviluppa come produttore di film d'animazione perché trova immediatamente un terreno fertile nell'imitazione della Disney. Graficamente sono film che ricordano molto quei modelli lì, per quanto in termini qualitativi non si avvicinano a quella perfezione. E le storie vanno a ricalcare dei modelli fiabeschi. Hai visto che Occidentali o ah, orientali, e orientali, come vero? si Ok. diceva prima, cinesi specificatamente, perché in Giappone i modelli folcloristici, i racconti folcloristici, cioè non hanno lo stesso modello della fiaba, tante volte sono anche molto vaghi oppure variabili, perché uno dei più diffusi, che è quello a cui si è ispirato La principessa splendente, com'è che si chiamava? Il Takatori Monogatari, è un poema epico, se vogliamo, un racconto che ha tantissime versioni, e Ok, quindi quindi nel sono anche tempo, adattati in cioè, varie forme e sì, maniere, non magari anche erano il singole. raccontarne uno poteva trovare poco riscontro in chi conosceva un'altra versione di quella Che è cosa. molto folklore in senso Sì, più ampio. è molto un po' anche la regionalità, se vogliamo, Sì, che sì, sì, noi sì. ignoriamo del Giappone, perché non è il Giappone, è Tokyo. Sì, Sì, o il non esiste nient'altro, Giappone, quando in realtà è sì. un paese molto grande con una storia davvero vastissima, che giustamente anche loro comunicano poco perché vogliono dare un'immagine ben precisa di chi sono e di chi poi in realtà non sono, insomma. Quindi per riferirsi a dei modelli subito conosciuti vengono prese le storie cinesi, che alla fine tutti conoscevano all'epoca, che tutti continuano a conoscere. E quindi c'è un'imitazione della Disney che è un'imitazione anche di modelli culturali non realmente giapponesi, che crea poi paradossalmente un prodotto molto giapponese, per quanto i primi film della Toei non possano essere definiti anime. Infatti noi utilizziamo questa parola con dei significati ben precisi, per quanto c'è sempre da dire che vuol dire animazione. Non indica niente di specifico, non è un genere, non è un media a parte, è semplicemente l'animazione Chiamata in giapponese. giapponese, Però esatto. nel tempo comunque andate a indicare un modello ben preciso, anche estetico, Sì, narrativo, assettato degli standard. se vogliamo anche per una questione di comodità. Perché Sì. dire costantemente animazione in giapponese Sì, può sì, sì. allungare un attimo il discorso, renderlo un pochettino più pesante, inutile, ma poi l'anime fa più figo, Sì, per è la una cultura comunicazione moderna, estera, certo. giovane, è più efficace. E quindi qui non parliamo effettivamente di ciò che noi adesso conosciamo come anime, ma di una forma ancora estremamente primitiva, però più avanzata rispetto ai primi Sì, esperimenti quello che di mi diceva. Shimokawa, di Kochi e anche di un Noboru Fuchi, che è un grande animatore di cui abbiamo un attimo taciuto, però un altro grande nome della storia giapponese.
Dato lei inizialmente si sviluppa comunque anche un senso di predominanza del mercato, perché i competitor sono pochissimi e non riescono a reggere il confronto. Sì, mi dice che il dopoguerra comunque appunto era anche per... C'è da dire anche una cosa, che l'arrivo in Toei non è un arrivo, cioè hanno deciso un giorno, boh, apriamo, facciamo... No, perché nel periodo di guerra molte, diciamo così, corporazioni cinematografiche si sono unite, c'era per esempio la Fujifilm che ricevevano tanti fondi e poi magari da Hirohito stesso, quindi parliamo durante proprio la guerra, magari ricevevano tanti fondi, poi però finiva il si univano perché magari quelle più piccole avevano pochi animatori, si andavano unendo praticamente, quindi è tutto un percorso che ci porta a quella che è Toei a tutti gli effetti in quel periodo, che va a principalmente questi film, che poi film è un po' una discussione labile, sono mediometraggi, difficilmente non è il nostro concetto di film, non è il nostro lungometraggio, ci sono pure, però difficilmente superavano i 59 minuti. Vabbè, un'idea diversa. È un'idea un po' diversa, ci sono quelli ovviamente anche a 90 minuti, 80 minuti, però è una quantità di gran lunga inferiore, tutto il periodo che ci porta fino a praticamente gli anni 50, i primi anni 50 è predominato da questi film che pian piano diventano sempre più, come diceva Italo prima, abbiamo le prime conquiste, il primo colorato, il primo col sonoro, però è un percorso lento e che ci porta piano piano all'idea di quello che è un film animato, diciamo, dei nostri giorni. Certo, ti avvicina. E questo porta anche a una necessità di materiale da adattare, da trasformare poi in cinema, perché parallelamente si sviluppa anche un'industria cinematografica e televisiva che però rispetto a quella americana ha dei budget sicuramente minori e vuole rincorrere una chimera, perché vuole imitare qualcosa che per i mezzi che ha non può riuscire a imitare. E quindi ben presto in realtà in Giappone si fa parecchia difficoltà a riuscire a tenere testa produttivamente all'America e a ciò a cui si ispira. E questo porta, in termini di animazione, a vedere anche al mercato nazionale a seconda di quello che adesso sta per diventare popolare, ovvero proprio il fumetto. E qui parliamo di un manga che già sta... passando allo stadio successivo, perché poi quindi in questo come periodo, l'animazione, cioè entrambe cominciano a sì, fare il vanno step. Leggermente di pari passo e prendono molto l'una dall'altra inizialmente, perché Tezuka, esatto. il passo successivo lo fa quando decide di ispirarsi al cinema per raccontare il fumetto, okay. E prende dallo storyboard cinematografico le tecniche narrative che inizia ad operare all'interno della nuova Isola del Tesoro, il primo story manga, così viene definito in vari testi storiografici, perché è proprio il primo fumetto con velleità narrative di storytelling e con un'impostazione precisa e pensata per questo scopo qui, perché prima si parlava comunque di fumetti principalmente comici o comunque con un'impostazione quasi slapstick, se vogliamo, sì, basata una molto gag, sulla visività. Ma l'Isola del Tesoro veniva pubblicato su una rivista? E inizialmente, quello se non mi ricordo male, erano dei volumetti, sempre ispirati al modello del libro di Osaka. Perché le prime riviste iniziano a nascere nei primi anni 60. Quindi si discostano, cioè l'Isola del Tesoro è moderno, comunque è un cambiamento anche per questa cosa qui, forse, in qualche modo. Perché mi dicevi che appunto prima il fumetto era... si trovava nella rivista. No, come dicevo, con i libri di Osaka lì parlavamo di pubblicazioni a sé stanti, non correlate quotidiane. Però lì era letteratura o erano già fumetti. Imbroniano, ok, pensavo, ho capito. Però con un'impostazione che non è quella della griglia moderna. Ok, va bene, ho capito. La griglia 8 o 9. Tezuka porta a avvicinarsi a quelli. Molto semplicemente proprio a livello tecnico, spesso e volentieri erano quattro quadrati letteralmente, dove non per forza c'era una consecutio temporum, e quindi praticamente era in uno c'era una scena,
in un altro c'era un'altra cosa. Erano delle vignette. Quella che ti raccontavo poco fa della donna, erano quattro scene di quattro marachelle differenti, ma non erano correlate fra di loro. Quindi non aveva il senso di prosecuzione della striscia americana, che era un po' già più vicino. Sì, ma l'evoluzione è anche molto simile, se vogliamo, a quella del fumetto supereroistico. Certo, che inizialmente non era, come lo vediamo oggi, era sempre a strisce. Sì. E con situazioni molto più brevi o comunque circoscritte a determinati contesti. E lì il modello era molto molto simile, e sempre con interessi principalmente comici, quindi si raccontavano delle storie che iniziavano e finivano nella stessa striscia, mentre invece La Nuova Isola del Tesoro era un romanzo fondamentalmente, in termini di struttura. Si sviluppava una storia e veniva raccontata in un intero volume, quindi non soltanto in una pagina. Perché poi l'impostazione della vignetta era sempre verticale, non c'era una costruzione ancora della griglia, se vogliamo, canonica. E qui si inizia ad insinuare un attimo un modello narrativo differente da quello del fumetto, che poi crea il fumetto per come lo conosciamo oggi, e porta alla definizione di un modello ben preciso di manga, che poi trasporta anche alla popolarità di questo nuovo medium, perché i ragazzi lo trovano molto semplice da fruire e anche molto vicino a delle modalità narrative fresche e rapide come sono quelle della televisione, che in quel momento però è ancora molto educational, molto legata, come lo era poi in Italia, all'insegnamento della lingua ai ceti più bassi, a velleità proprio educazionali. L'NHK all'epoca era uno dei pochi, no, non era fonte di divertimento vero e proprio ancora, in senso stretto. No, iniziavano ad esserci i primi varietà, quello sì però erano ancora molto poco visti, come in Italia molto simile. Uno dei delle cose che hanno portato, uno dei primi formi di intrattenimento che poi hanno portato poi alla qualità della televisione, sono stati il wrestling. Ok. Che noi, diciamo, l'abbiamo vissuto un po' per via traverse con il catch, Antonio Inoki negli anni successivi, ma ad esempio il maggior numero di share nella televisione giapponese è stata raggiunta da uno degli incontri di Vicky Dozan, che ha fatto circa il 70% di share, quindi vabbè, clamoroso. E ha portato giustamente poi alla qualità di un modello che anche qui è molto importante questo discorso, ma lo vediamo tra pochissimo, perché Tezuka appunto fa diventare popolare il fumetto. E in animazione iniziano a vederla come una possibilità anche economica, perché da questo punto di vista inizia a esserci l'opportunità di prendere qualcosa che è già estremamente popolare, quindi marciare sulla sua fama già esistente e creare un prodotto che quasi sicuramente può avere un tipo di successo commerciale. Perché hai già un pubblico ben preciso che conosce quella storia e che può essere interessato a vedere una nuova versione. Quindi Daisuke Kitayama, che è uno dei produttori della Toei, legge uno dei fumetti di Tezuka, ispirato anche qui a una leggenda cinese abbastanza popolare, che è il Sayuki, da cui poi nascerà anche un'altra storia molto famosa giapponese, che è Dragon Ball, e crea Son Goku, il buon Tezuka, da cui Daisuke Kitayama decide di trarre un film che in Italia abbiamo tradotto come Le 12 fatiche di Ercolino. Agli americani non è andato molto meglio, perché hanno chiamato Alakazam the Great, perché non c'era neanche il Pokémon all'epoca, quindi vabbè. E, un film abbastanza modesto dal punto di vista della storia, perché è proprio lo scimmiotto di pietra che deve fare questo viaggio per salvare l'umanità. Sì, leggermente romanzato, con un interesse romantico, una storia anche qui molto disneyana, che a Tezuka piace dal punto di vista estetico, ma non molto da quello narrativo, anche perché poi c'è una storia estremamente travagliata, con Tezuka che inizialmente diceva sì, faccio tutto io, non vi preoccupate, poi non lo trovavano da nessuna parte, non sapevano dove fosse finito, faceva gli storyboard, dovevano correggere tutti quanti perché erano completamente inutilizzabili, visto che lui fondamentalmente non aveva mai lavorato nel mondo dell'animazione, quindi non sapeva come si faceva questa animazione.
Lì però inizia a prendere i primi rudimenti e visto che non apprezza molto il modo in cui Toei ha trattato il suo materiale, anche perché voleva delle scelte innovative differenti, decide di iniziare a farsi le cose da sé. Nel 61 quindi apre questo studio, un ship production, inizia da assoldare persone, ovviamente rubandole anche alla Toei di tanto in tanto. Si racconta proprio che lo stesso Kitayama, il produttore poi di Son Goku, di tanto in tanto passava dalla Mushi per fare un saluto, ogni tanto si portava 3-4 persone della Toei che volevano andare a lavorare per Tezuka, perché giustamente la reputazione di Tezuka negli anni aumenta in maniera considerevole e ci sono poi soprattutto tanti giovani che vogliono iniziare a fare i fumettisti, perché è un lavoro che prende piede negli anni. E per quanto all'epoca sembrasse ancora le madri giapponesi un modo per perdere tempo e dire una stronzata invece di essere interessati a lavorare e a fare i manovali oppure i salarymen, inizia ad essere un lavoro abbastanza gettonato, perché poi appunto nei primi anni 60 abbiamo gli editori giapponesi della carta stampata, quella seria, gli editori di letteratura che, fiutato il successo dei fumetti, aprono le prime riviste dedicate specialmente ai ragazzi. Certo. Ancora è un po' prematuro parlare di shonen, di seinen, okay, di quei termini. Anche perché che l'industria si stava formando, sì, sono i generi, le etichette, sì, che servono. Ancora erano comunque dei mezzi molto popolari, che poi è quasi paradossale dire lo erano, quando oggi fondamentalmente sembra essere il periodo in cui il fumetto non è mai stato così popolare. Veramente abbiamo raggiunto dei picchi di esposizione mai visti prima. Parli del fumetto giapponese in generale, il fumetto in generale in questo, sì, caso. Però quando è che si può definire qualcosa popolare se non quando non ha delle barriere? E all'epoca di barriere non esistevano, mentre oggi ne poniamo tantissime, che siano di genere, che siano di tipologia, dobbiamo etichettare un po' tutto quanto, e questo fa anche perdere, secondo me, quell'accessibilità al fumetto, perché quando dici questo fumetto è per questo pubblico, stai negando la sua vendibilità ad un altro, fondamentalmente. Beh, è anche figlio della targetizzazione, sì, industriale, cioè l'industria, sì, deve creare i target, creare etichette, sì, quindi crea anche categorie. Ma c'è sempre un problema alla base: il target, l'etichetta, a chi servono? Servono al pubblico o servono all'editore stesso? Se ci pensi, al pubblico serve in maniera molto relativa, certo, è molto più legato all'editore in sé. Certo, l'editore sa che vuole colpire un determinato pubblico con una determinata opera, e allora dice: quest'opera noi la buttiamo qui, che sappiamo che quel pubblico la legge, però non deve essere un limite per la lettura, deve essere un modo per fare una sorta di statistica. Infatti, probabilmente agli albori dell'industria, siccome l'industria era ancora, non era definita, non era così meccanica, il target, l'etichetta non era ancora nata, non era così sedimentata nel discorso, ma soprattutto porta ad una nascita e una concezione differente di target rispetto a come la vediamo noi. Perché per noi l'idea che un prodotto sia relativo a un pubblico di adolescenti è molto indicativa di quello che andrei a trovare anche contenutisticamente, sì, in, sì, quell'opera. È proprio un'etichetta in senso commerciale, in senso più commerciale possibile. Invece in Giappone fondamentalmente nasce per più per velleità anche di censura, anche proprio indicazioni legate a ciò che si può mostrare, non tanto al come. Perché poi in una rivista per ragazzi in realtà si può far anche vedere un vitello squartato in quattro con delle viscere che gli pulsano in petto. Non ci sono reali problemi da un punto di vista legale. Però si preferisce non farlo vedere, più che altro perché a seconda della rivista dove poi va a essere pubblicato quel fumetto lì.
Shonen Jump ha delle leggi, delle regole molto più severe rispetto a quelle che può avere un Shonen Magazine o Weekly Shonen Red, Weekly Shonen Champion. E quello forse anche perché Shonen Jump si rivolge a un pubblico molto di massa, ha un'identità molto diversa, cioè mondiale in qualche modo. Ha un'identità diversa più che altro, perché poi anche l'idea del riferirsi all'estero è molto relativa. Ok, okay. Perché Shonen Jump non viene venduta all'estero. No, di per loro... però chiaramente sono consapevole del fatto che i loro prodotti ormai sono molto attenzionati da... Non gliene frega niente. Pensavo di sì. Lì poi ci sarebbe da fare un discorso che trascende, l'interesse di questa conferenza, però molto rapidamente ora sta iniziando a cambiare il punto di vista da cui si analizza il mercato, ma ciò che noi abbiamo sempre sbagliato a fare è vedere le vendite dei tankobon. Ok, cioè, il fatto che One Piece sia il manga più venduto dal mondo non è così tanto rilevante per un editore rispetto a quanto può vendere la rivista, perché la sua fonte di revenue principale è quella, o almeno era quella. Okay. Ora si sta iniziando a cambiare l'approccio, perché si capisce che nel 2023, nell'epoca della digitalizzazione, pretendere di vendere milioni di copie di una rivista cartacea è abbastanza impensabile. Già solo il fatto che comunque Shonen Jump abbia oggi una tiratura di 1,5 milioni è una cosa impensabile per noi, perché non c'è nessun'altra rivista proprio in generale che in Italia o in altre parti del mondo vende 1,5 milioni di copie cartaceo. È molto molto difficile, magari riviste come Vogue, non lo so, sì, vabbè, non ho idea, è dubito pure. Invece, tornando al discorso che facevi appunto della nascita dell'industria, appunto tu stai comunque ancora parlando di un'industria, comunque di un mercato animato e del fumetto rivolto agli adolescenti principalmente? Sì, rivolto alle famiglie, il primo Tezuka comunque rivolto a tutti fondamentalmente. Perché è anche un intrattenimento nuovo, quindi la curiosità è un stato genuino. Sì, sì, la meraviglia, vai, sì, la meraviglia. Lo stupore del bambino, stupore. Proprio, che si interfaccia a tutto come se fosse mai visto prima. E questo permette una diffusione genuina poi del mezzo, che magari non interessa particolarmente agli uomini di mezza età, però tra i giovani si diffonde con molta celerità, molto rapidamente. E Tezuka in particolare ha tante opportunità lavorative, che decide di traslare anche in animazione. Apre lo studio, diciamo, nel 61, e nel 63 fondamentalmente è pronto per iniziare con le prime produzioni. Lui aveva optato per diverse scelte, ma specialmente le persone che lavoravano con lui lo dirigono su Astro Boy, perché si tratta della serie che più ha avuto acchitto sulle nuove generazioni, con una grande vendibilità, perché ha questo personaggio, questo protagonista, che è praticamente una mascotte vivente, che può essere prestata a qualsiasi forma di merchandise, e che lui decide quindi di far diventare animazione, con una proposta di una serie televisiva in bianco e nero, quando all'epoca comunque stava già arrivando il colore, non nelle case dei giapponesi, però, perché i televisori ancora poco reperibili. 10% erano quelli a colori tra le case giapponesi. C'erano ancora pochi, quindi si opta per il bianco e nero, stiamo facendo una scelta anche abbastanza intelligente per risparmiare in termini di costi e di strumentazioni, soprattutto perché poi in realtà produrre in bianco e nero può essere anche più costoso del produrre a colori. Però se devi comprare meno strumentazione, giustamente risparmi da quel punto di vista. Perché inizialmente Astro Boy era diventata una serie live action, e quindi i produttori della Fuji Televi erano interessati a un altro adattamento in carne ed ossa, con gli attori in carne ed ossa. Cosa che Tezuka cambia, convincendoli a investire sulla sua nuova attività,
e convincendoli che l'animazione è meglio perché sta per prendere finalmente piede, perché i film della Disney fanno sempre il sold out, perché la Toei è comunque uno studio che inizia ad avere un certo prestigio, e quindi l'idea dell'animazione televisiva, per quanto non convinca tutte le parti messe in moto, inizia a prendere piede e a formarsi a tutti gli effetti con Astro Boy. Nel 63 fa il suo debutto su Fujitelevi ed è subito un plebiscito di critica al pubblico, abbastanza veemente anche, che funge proprio da una rivoluzione culturale, perché è qualcosa di mai visto prima, che ha dei precedenti soltanto nelle forme americane delle serie prodotte dalla Hanna-Barbera. Non a caso sono molto simili, perché Tezuka le ha sempre criticate dicendo che anche da un punto di vista artigianale erano ben poca roba, però l'idea dell'animazione limitata, che consiste nel realizzare dai 3 ai 6 frame di animazione, quindi riducendo molto quello che è il carico lavorativo di un animatore, era molto relativa anche alle produzioni dell'Hanna-Barbera, che già dagli anni 60 sono sempre state prodotte a basso budget per potervi entrare poi in un discorso di sostenibilità, visto che l'animazione è una tecnica che non può adattarsi ai ritmi, a quella adattata da Tezuka. Proprio per come dovrebbe funzionare, se dovesse avere un funzionamento ligio, quelle che sono le sue regole, l'animazione giapponese non esisterebbe. Tutt'oggi. Sì, perché creare una serie di animazione in un anno è una tempistica ridicola. Servirebbero almeno dai 3 ai 5 anni per poter realizzare, secondo quelli che sono tutti i crismi, e secondo anche una sostenibilità delle vite delle persone che ci lavorano, si dovrebbe fare così, teoricamente. Ci troviamo in un periodo ora, ma già allora, di saturazione proprio a livello lavorativo. Cioè, la Mushi Production veniva chiamata proprio il castello che non dorme mai, perché Ah, c'erano sempre le ok. luci accese, perché dovevano lavorare in modo proprio sfiancante. Cioè, gli animatori erano lì che dovevano stare all'inizio, addirittura prima dell'animazione limitata, l'idea era di fare 12-24 frame al secondo ed era impossibile. L'idea alla base sarà solo con l'introduzione proprio dell'animazione limitata, che diventa leggermente più accettabile, ma con tempistiche poi ancora minori, se ci pensi. Il dover fare, tra virgolette, settimanalmente un prodotto diventa quasi insostenibile, perché sono sempre 24 minuti, dove ci sono poi anche 1000, 2000 frame. Tezuka portava avanti questo modello, Sì. i dipendenti, diciamo, non c'era un senso di protesta, non esisteva Assolutamente no, tu considera che una polemica, ecco, la Toei infantile. seguiva il modello disneyano, quindi un modello ancora legato alla full animation, come diceva Paolo, dai solitamente 24 frame per secondo, quindi un impiego molto impegnativo per chi poi doveva occuparsi strettamente di animazione. E già all'epoca, parliamo della metà degli anni 50, c'erano stati dei tentativi di sindacalizzazione del mondo degli animatori, tutti ovviamente falliti, che hanno portato poi Yasuo Otsuka, uno dei maestri di Miyazaki assieme a Fujimori, a crearne uno interno alla Toei, e poi successivamente, vedremo tra pochissimo, nel 68, a dar vita a uno dei primi momenti di protesta. Ma fino a quel momento si parlava ancora di un'industria negli stadi della sua infanzia, Esatto, diciamo. quindi di una scarsa definizione anche di che cosa corrispondeva a quella professione e quei ruoli, e soprattutto anche a un adattamento a quelle che erano le pretese di chi poteva offrire un lavoro. Nel caso della Mushi, parliamo di qualcosa di molto particolare, perché oltre a quei dipendenti della Toei che avevano deciso di andare a lavorare in Mushi di cui parlavamo poc'anzi, parliamo anche di tanti giovani che o volevano imitare Tezuka nella sua strada di grande mangaka, e quindi inizialmente erano interessati al fumetto, ma per lavorare diventavano animatori, storyboard e così via.
oppure di studenti dell'Accademia delle Belle Arti che una volta usciti non sapevano che cosa fare e visto un annuncio sul giornale hanno deciso di andare a lavorare alla Gucci Black. Cioè, non scherzo, ci sono alcuni dei più grandi registi di animazione giapponese come l'esempio Yoshiyuki Tomio, il regista di Gundam, o Osamu Dezaki, quello di Oscar, Loki Giù e tanti altri che usciti dall'Accademia delle Belle Arti hanno deciso di mettersi in gioco in questa maniera qui e hanno fatto la scelta giusta perché poi praticamente tutti hanno contribuito al successo di Astro Boy, che è una serie importantissima non solo perché si pone come apripista per tutto un movimento culturale e a questo punto anche industriale e commerciale, ma è proprio una palestra, una fucina di talenti in cui nascono tutte le personalità che contribuiranno a definire un'immagine ben precisa di quella che l'anima dei primi 20 anni, perché Dezaki, Rintaro, Tomino, Kawajiri, tutti hanno lavorato qui. Masao Maruyama, che è il fondatore di Madhouse e Mappa, più recentemente si occuperà adesso di Pluto. Okay. C'è da dire una cosa, non è un caso che poi tutte queste persone piano piano sono comunque andate via da Mushi. È quasi nessuno. Questa è fallita. A parte che è fallita, ma prima che fallisse, tipo Dezaki se ne andò in TMS, cominciarono ad andare via perché il modello tezukiano era comunque un modello molto complesso proprio a livello di carico di lavoro da seguire. Non che gli altri studi che verranno dopo saranno meglio, però sicuramente quello di Tezuka era pieno, troppo pieno di lavoro. Saturo, proprio per il tipo di persona che dirigeva. Okay. E che prendeva tutti i lavori, che voleva fare tutto, tant'è che a un certo punto vanno completamente in perdita a Mushi Production e lui per sostenerla dice ci penso io, comincia a pubblicare altri 20 manga e disegnava con i soldi che guadagnava da lì, li reinvestiva in quella che era la bulimia totale, infatti si vede la roba sistema, un sistema proprio bulimico, un sistema che non poteva andare avanti, ma un sistema basato sulle bugie. Okay. Perché il passare dal live action all'animazione è una bugia, costa di meno, si può fare, tranquillo. Passare poi a quello che è colorato, un'altra bugia. No, i giapponesi sono pieni di televisori colorati, facciamolo pure noi colorato. Cioè pur di fare. Pur di fare, ma questo andava a livello... a livello proprio economico, a distruggere l'economia dell'industria stessa, perché non c'erano le reali necessità di determinate cose, ma comunque si facevano. Quella del colori, per esempio, è proprio emblematica per capire come in un modo o nell'altro sia decaduta Mushi, perché tu pensa, ci sono 1 milione di televisori, ma solo 100.000 vanno a colori. Gli altri 900.000 la vedono in bianco e nero comunque. E che cosa fai? Lo fai comunque a colori. Io per una scelta artistica la posso capire come cosa, ma a livello proprio di mera economia industriale non funzionava. Ma anche a livello artistico in realtà ha un senso fino a un certo punto, perché se poi comunque il prodotto viene fruito in bianco e nero... Però il primo fruitore era Tezuka stesso. Ah, quindi a lui quindi, non interessava proprio la comunicazione col pubblico. Dicevo all'inizio, il suo interesse per l'animazione era un interesse di tipo tecnico. Sì. Quindi quello che lui voleva fare con l'animazione era sperimentare. Portare avanti e provare a fare qualcosa che gli altri non avevano fatto. Non a caso, come diceva Paolo, questo è un modello che commercialmente non ha funzionato per lui. Perché poi è il modello su cui si è basata tutta l'industria dell'animazione. E si è basato anche il fatto che oggi è circa il 20% del prodotto interno lordo giapponese. Quindi sicuramente da un punto di vista delle entrate, per un motivo o per un altro, funziona. Tuttavia l'interesse di Tezuka era quello di... fare qualcosa di strabiliante, soprattutto di portare sempre in alto l'asticella di ciò che l'animazione poteva offrire ai centratori. Perché lui lo vedeva semplicemente come un mezzo, laddove il fumetto era
anche più legato a un concetto commerciale per lui, perché all'epoca era ancora nei panni del Tezuka intrattenitore, quello ancora non scosso dal fumetto Gekiga, quindi Ah, non ogni entrato in quel competizione. Tezuka che arriva dopo. Ancora qui siamo ancora nel 63 Ok, con Astro Boy. Sto facendo un ok. discorso Sì, anche sì, sì. relativo un po' all'evoluzione del suo interesse nell'animazione. Perché con Kimba, per esempio, abbiamo il primo esempio, come diceva Paolo, di cartone a colori. Però poi nel 68-69 lui inizia a essere interessato all'animazione per adulti, perché fino a quel momento nella televisione non c'è mai stata l'opportunità di fare dei prodotti con un target leggermente più alto. E questa cosa lui la inizia a subodorare. Quando cambia il suo punto di vista anche per il fumetto, perché nel 68, nel 67-68 inizia a maturare quello che storicamente è molto definito lo scontro con gli autori di Gekiga. Si dice tante volte che i fumettisti Gekiga odiassero Tezuka, Del perché Gekiga, Tezuka non lo so, odiasse il è il fumettista fumetto che. per Sì, adulti è un comunque, movimento, se un vogliamo, movimento. culturale, appartenente anche a una generazione ben precisa e portato avanti da alcuni grandi autori come Yoshiro Tatsumi o i fratelli Tsuge, che semplicemente nei loro fumetti parlavano di ciò che vedevano nella vita reale. Quindi è un fumetto molto sociale, molto Neorealista in politico. qualche modo. Sì, anche realista per me è un termine Sì. giusto. E quindi Tezuka era molto stimolato in realtà da queste espressioni, perché lui fondamentalmente voleva raccontare delle storie e soprattutto era anche ormai a un livello tale da non doversi preoccupare troppo dei soldi. Il motivo per cui lo faceva era perché la Mushi gliene prendeva troppi e quindi aveva necessità di Certo, lavorare per vero. finanziare, come diceva Paolo, le varie produzioni del suo studio di animazione. E questo interesse però si riflette anche sull'animazione, perché l'alzare il tiro nel fumetto con storie come ad esempio Dororo gli consente di farlo anche con i suoi cartoni animati. Infatti, Dororo diventa pure una serie animata in bianco e nero, questa volta differentemente da quello che è successo prima con Kimba, in cui iniziano a esserci alcuni contesti leggermente più maturi. Ancora siamo al doversi autocensurare. Perché è visto come l'autore preferito dai bambini, come il mangaka di Astro Boy, quindi ha ancora un'immagine molto positiva e pura. Però in Dororo, ad esempio, si vedono i primi orrori del Giappone feudale, il protagonista, cioè la protagonista, se non vuole troppi spoiler. Spoiler. Vabbè, una serie di 50 anni fa, quindi anche basta con lo spoiler, è decorso il tempo ormai giusto per definirlo tale. E è legata per esempio a una famiglia di ninja, di ladroni, che viene trucidata brutalmente prima dell'inizio della storia. Il protagonista maschile, è il figlio di un daimyo che ha fatto un patto con un demone, dando praticamente tutti gli arti e gli organi del figlio a questo demone. Infatti il protagonista è letteralmente Una marionetta, una marionetta, un embrione a cui vengono poi attaccati vari pezzi di legno. Quindi abbiamo un contesto molto dark, con tante diramazioni che fanno già capire un interesse sì. diverso. Violenze sessuali, ci sono Sì, proprio cose pesanti all'interno di ovviamente Dororo. censurate, perché per esempio c'è questa scena dove una ragazza si vede che va da un commilitone da un plotone di soldati e con un piatto di zuppa, Ok. e si capisce che fondamentalmente viene stuprata o comunque offre dei favori sessuali in cambio di cibo, che poi torna con questa zuppa, non è che ci arriva. In animazione questo interesse qui si riflette in una trilogia chiamata Anime Rama, come è definita Anime Rama, dove Tezuka crea queste tre storie. La prima è Mille e una notte,
riferimento molto chiaro, la seconda è Cleopatra, riferimento ancora più chiaro, tranquilli, è di colore ma leggermente, non è completamente africana in questo caso, è un po' più europea, sì, sì. È uno dei, cioè, purtroppo non si può definire uno dei primi personaggi di colore della storia di animazione, anche se nel Mille e Una Notte si vedono invece esempi di questo tipo, anche da quel punto di vista lì è un Tezuka antico progressista, ma che taglia dei traguardi rispetto un po' ai suoi coevi. E lo fa soprattutto perché questi prodotti qui, che si concludono poi con Bella Donna of Sadness, che però non è estremamente legato a lui perché Tezuka se n'era già andato da Mushi durante la produzione di Bella Donna. Forse il soggetto era suo? No, neanche. Non era nulla suo. Il film si chiama Bella Donna of Sadness. Molto probabilmente proprio per la tristezza degli animatori della Mushi, che sapevano che sarebbe stato l'ultimo film, per questo hanno deciso di metterci questo titolo abbastanza emblematico di quella che era la situazione. È un film molto distante dal punto al Tezuka, sì, anche poi dai primi due anime Rama, molto adulto anche oggi. I primi due anime Rama, per esempio, sono molto legati a un senso di maturità che si rivede nella sessualità abbastanza esplicita di quei titoli. Cleopatra in particolare è un film dove ci sono orge con decine e decine di comparse ogni 3 secondi, veramente un continuo, pare di vedere un film di Tino Brass senza troppi limiti. Anche la Mille e Una Notte, diciamo, esprime questo concetto poi di che cosa è adulto. Che soprattutto in un Giappone estremamente pudico è legato ad un'idea di purezza ipocrita, perché di questo si tratta, è malvista. E quindi sia il Mille e Una Notte che il Cleopatra sono in realtà dei flop abbastanza considerevoli. C'è un impiego di denaro che sicuramente non trova alcun tipo di riscontro. Ma già da prima c'erano tanti debiti dovuti al fatto che la produzione di una serie d'animazione non è sostenibile secondo quei ritmi e secondo quei compensi. Okay. E la Mushi si occupa di troppe cose in troppo poco tempo, perché poi la bulimia di cui si parlava prima, relativa specialmente al mondo del fumetto, lui aveva provato ad imporla a tutti i costi anche nel mondo della televisione. Perché voleva sempre più produzioni e voleva soprattutto che le persone dello suo staff si occupassero in maniera sempre più presente di ciò che lui non poteva fare. Ma una domanda, ma in questo percorso di Tezuka già l'idea di brand, merchandise, quindi cross-medialità inteso bisogna fare un attimo contemporaneo, cioè cosa c'era? Cioè... Bisogna fare un attimo un passettino indietro, che avevi fatto proprio adesso, spostandosi a un altro grande autore di fumetti, che era Mitsuhiro Yokoyama, che è un po' uno dei padri del fumetto robotico, ma anche del fumetto per ragazzi, autore di Babil, altre cose magari meno conosciute in Italia, che però hanno avuto un grande impatto anche in Giappone, che crea Super Robot 28, diciamo così, Tetsu G28, Gigantor in America. Serie in cui abbiamo uno dei primissimi esempi di robottone pilotato, però, e questo è molto importante per i girellari, gli esperti di vecchia data, pilotato con radiocomando, quindi non può definirsi mecha perché non è pilotato all'interno, non c'è nessuno, non è come Koji Kabuto, che all'epoca del Mazinger lo pilotava come se fosse un motorino, quindi da fuori lo sì, proprio come una gignicco, no? Poi va bene, ci sono tante cose che non è un vero robot, c'è una sorta di sentimento, non importa assolutamente niente, è un robot a tutti gli effetti, anche quello enorme, gigantesco, pesta i nemici, ma che ci piace. La sua importanza specifica in questo discorso è relativa al fatto che c'era questa azienda, la Clico, ancora presente tutt'oggi in Giappone, che crea dolciumi principalmente, un'azienda dolciaria. Come prima azienda, la primissima azienda a sponsorizzare un anime. Okay.
si interessa specificatamente a Gigantor, a Tezu G28, per sponsorizzare una linea di caramelle. Quindi un primo prodotto di merchandising. Sì, c'erano queste latte piene di caramelle con come copertina un'immagine di Tezu G28, tutta griffata, fighissima, con logo quasi photoshoppato, roba molto bellina, che appunto dà vita ad un trend. Perché giustamente siamo nell'epoca in cui il capitalismo giapponese a prendere piede in maniera davvero con un bel kick, ci avviciniamo una bella potenza, assolutamente sì. Iniziamo ad andare sempre più verso anche una ripresa di tipo economica, lo stabilimento di determinate aziende che iniziano a prendere piede e diventare sempre più popolari in Giappone. Per esempio è di quel periodo la nascita del Cup Ramen, la Nissin che crea i Cup Noodles. Sarebbero i Noodles, sì, quelli classici che tu metti. Sì, quelli del supermercato. Sì, gli Instant Ramen. Quindi abbiamo anche da questi piccoli esempi proprio il volto di un Giappone che cambia. E matura, diventa differente, di pari passo con quelli che sono i media legati all'intrattenimento, quindi. E soprattutto la televisione diventa sempre più importante, perché abbiamo la nascita dei primi programmi di varietà, la serialità televisiva che prende piede anche e soprattutto grazie a quella animata, che è proprio la prima a venire poi diffusa su base nazionale. Parliamo fino ad ora anche di network più che altro regionali o comunque con limitate possibilità di raggiungere le province o le campagne, che sono tutt'oggi legate alla TV via cavo o devono guardare sulla televisione regionale. Davvero noi ormai abbiamo perso un po' di vista le televisioni locali, sì, e tutte queste cose qui, no. Ma in Giappone, essendo ancora presente proprio il modello televisivo, hanno ancora una certa rilevanza. Ci sono per esempio dei cartoni, per fare un discorso che magari poi dopo difficilmente approfondiremo, quindi ve lo servisco qui, vengono finanziati per pubblicizzare le prefetture. Ok. C'era per esempio un cartone che si chiamava, non scherzo, Francesca, che serviva alla prefettura, mi sembra, di Tottori. Ma che anno parliamo? E qui parliamo del 2017-2018, abbastanza recente. Ma c'è Zombieland Saga, per esempio, un cartone anche abbastanza famoso che ha venduto parecchio, che appunto abbiamo dato nell'omonima Saga, l'omonima prefettura di Saga. E non a caso il turismo magari può aumentare come non. Sono cose che anche qui servono molto a riferirsi a quanto siano intercambiabili poi i valori secondo cui vengono realizzati gli anime e gli obiettivi che devono raggiungere. E, però per tornare al discorso originale in sé per sé e andare un pochettino avanti, perché poi c'è tanto da fare, Tezu G28 è uno dei primi esempi di merchandise, ma ovviamente la Mushi su questo ci campa per una grossa parte. Il problema che intercorre già in questi stadi è che gli studi vengono messi in secondo piano rispetto a quelle che sono poi le aziende che finanziano i loro prodotti e diventano abbastanza subordinate ad essi. Perché, differentemente da Toei, che non a caso è rimasto uno dei pochissimi ad avere una sorta di indipendenza economica, la Mushi si lega in maniera dipendente alle aziende. Un discorso anche forse di fabbisogno. Sì, è da lì che partono i budget per la realizzazione dei prodotti. Non c'è uno stanziamento di fondi a partire dall'azienda produttrice, quindi in questo caso lo studio, ma dall'azienda finanziatrice, quindi un terzo che contatta lo studio o viene contattato dallo studio per realizzare il prodotto secondo quelli che sono i suoi voleri, quindi i suoi obiettivi. Questo è un modello che ci portiamo fino ad ora, vedi, eh? E non è una cosa che si è persa. Un terzo che si avvicina a un modello letteralmente che ora è un po' più complessa la situazione, ma praticamente è un modello che sussiste tuttora. E che soprattutto è presente molto anche nel mondo del fumetto, dove il mangaka tante volte non è proprietario neanche delle sue opere.
non è un caso che tante volte si parli di un Akira Toriyama che ha comprato Dragon Ball dalla Shueisha, perché c'è effettivamente un autore che a un certo punto deve rilevare i diritti della sua opera. Sì, assolutamente. Perché è di proprietà dell'editore, visto che inizialmente si firma un contratto in cui si cede la proprietà intellettuale o parte della sua della proprietà intellettuale all'editore, che poi ne trae il merchandise e c'ha tutti i diritti di sfruttamento dell'immagine di quel copyright. Questo è proprio il modello standard su cui secondo cui funzionano le relazioni proprio professionali e lavorative in Giappone, e che porta quindi a una subordinazione dell'animazione rispetto ad altre fonti di revenue e altre fonti di intrattenimento in sé per sé. E abbiamo con l'affermazione del fumetto anche un esercito di mangaka che iniziano a prendere sempre più importanza nel mondo dell'animazione, che se fino a quel momento era soltanto Tezuka, ora inizia a essere sempre più presente il nome di Go Nagai, ad esempio. Questo giovane rampante che con... Che anni parliamo qui? Qui parliamo dei primi anni 60 ancora. Nagai inizia a pubblicare, se non mi sbaglio, nel 59, e diventa subito popolare nella prima metà degli anni 60 con Aren Shigakuen, la scuola senza pudore, che è diciamo il suo primo vero e proprio boom, assieme a un'altra opera di cui adesso mi sfugge il nome, sempre molto sessuale, perché diciamo il suo primo esplorato si deve a quanto lui cercasse di alzare l'asticella del fumetto in termini di esposizione, di ciò che si poteva far vedere nel fumetto. In Gekiman, che è la storia, sempre a fumetti, in cui si parla della creazione di Devilman, dice come avesse inserito il personaggio di Silen perché voleva far vedere ai bambini il sesso. Perché qui già si inizia a parlare delle prime riviste per davvero, e quindi anche delle prime riviste shonen, dove lui pubblica col target. Sì, con Devilman, se non mi sbaglio, già si parlava di Shonen Jump, ad esempio. E lui teneva molto al dimostrare ai bambini e poi a chi vedeva i fumetti come prodotti per bambini che questo target non limitasse ciò che si poteva mostrare all'interno della narrazione sequenziale. Questa sua popolarità porta ovviamente i produttori di anime a essere interessati a trarre delle produzioni dalle sue opere, o anche a fargli creare dei soggetti, perché siamo in uno stadio in cui il nome di un fumettista inizia a diventare un marchio di qualità. Ok. E soprattutto a essere discusso anche in lidi esterni rispetto a quelli del fumetto. Come la firma, perché... il concetto di firma comincia. Sì, perché alla fine, se un media continua a riferirsi soltanto a se stesso, il pubblico difficilmente può espandersi davvero. Nel momento in cui però il nome di Tezuka, ad esempio, invece di essere firmato soltanto, di essere riportato soltanto dai suoi fumetti, viene sbattuto anche sui crediti degli episodi di Astro Boy e delle altre serie della Mushi che vengono trasmesse per le varie reti televisive, o viene messo sui giornali, se ne parla all'interno dei telegiornali, dei programmi di varietà e così via, diventa sempre più popolare. E diventa sempre più importante anche il suo valore commerciale, la sua vendibilità. Sì. Diventa un brand in qualche modo. Tezuka, a tutti gli effetti. Guarda, c'è una cosa molto... Io, a livello proprio narrativo, proprio di comunicazione, quando tu parli di un robottone di Nagai, dici appunto il robottone di Nagai, se ci pensi, quando parliamo proprio della parte animata. Quando poi magari Nagai ha collaborato alla scrittura di alcuni episodi, quasi mai alla parte registica, per esempio, che in realtà poi se andiamo proprio ad analizzare nell'episodio tu vai a vedere generalmente il regista, vai a vedere chi è lì a dirigere la baracca, eppure si parla sempre di i robottoni di Nagai, il Mazinga Z di Nagai, quando magari, poi ripeto, non era chissà che cosa a lavorarci. Un po' diverso per Tezuka, perché poi magari lì Tezuka realmente ci lavorava, però non è tanto quello il punto, però non è quello il punto, il fatto che sia stato brandizzato, il fatto che letteralmente qua entriamo in quei concetti proprio di cominciare il media mix a tutti gli effetti. Se per Tezuka era più naturale perché era l'autore
sì, dell'uno, e produttore magari nel secondo, perché era più un produttore in Mushi. È ovvio che per quanto riguarda Nagai la situazione era un po' diversa, di tanto in tanto era lo sceneggiatore, di tanto in tanto non faceva niente nell'episodio, però lui principalmente disegnava. E quindi entriamo in un concetto molto differente di cominciare realmente a brandizzare, e il robot è un pochino più facile anche da brandizzare. Certo, da, un giocattolo già fatto e finito. Vendere, è più attrattiva. E qua entra sempre di nuovo forse il primo passo dell'evoluzione della cultura dell'atomica. Okay. Se prima abbiamo l'idea che l'atomica può essere concentrata come bene, a un certo punto qua si allontanano un po', perché dice il robot è qualcosa di differente dall'uomo, che l'uomo può manovrare realmente e che serve per cacciare il nemico. Okay. Se ci pensi, all'interno della robotica nagaiana l'idea alla base è sempre che qualcuno di esterno, qualcuno del passato, uno straniero arriva e tenta di... Diciamo, viene ritirato fuori il germe del male, chiamiamolo così, sì, connesso alla tecnologia. Che questa cosa in realtà ce l'aveva pure Tezuka. Non è un caso che spesso e volentieri nelle sue narrazioni, soprattutto quelle manga come roba, per esempio Il... l'idea alla base è sempre che c'è uno straniero che in qualche modo va a influenzare il giapponese e lo porta sulla strada sbagliata, per intenderci. E non è neanche un caso, visto che parlavamo poco fa della competizione, che il Gekiga, quando tenta di fare narrazione, il cattivo è sempre in un modo o nell'altro colui che ha portato il Giappone in quella condizione. E tutto influenzato questo periodo proprio da quella che è la cultura dell'atomica, che si sviluppa in maniera differente. Nagai riesce a incanalare bene all'interno della sua robotica questo concetto, lasciando anche però dei margini di, come dire, positività, sì, speranza. L'idea alla base di Nagai non è mai di portare odio, ma è sempre un intento abbastanza pacifico. Sì. Vabbè, molto, e se ci pensi in UFO Robot Goldrick in italiano, Grandizer in giapponese, Duke Flea, Actarus è uno straniero, non è un, però si va ad unire a quella che è la causa italiana giapponese italiana. Quindi i vegani. Sì, io pensavo ai Ghirellari, che immagino Duke Flea italiano. Ghirellaro pure lui. Sì, però per farti capire, Nagai quindi riesce a incarnare molto bene questa idea. La robotica nagaiana è molto incentrata su sto punto, e soprattutto sulla brandizzazione. In tutto il mondo, un po' fuori dal Giappone, in Giappone più Mazinga Z, però... Ma, tra l'altro, motivo per il quale penso che sia uno dei primi brand che arriva all'Occidente in maniera, appunto, parlava dei Ghirellari, cioè... Da noi arriva un po' dopo, okay, da però... noi arriva negli anni 70, sì. Arriva il primo che arriva addirittura è l'ultimo, perché arriva Goldrick da noi come però primo. È uno dei primi brand. Dico che però si che per noi è un po' difficile parlare di brandizzazione, perché da noi arriva in maniera indiscriminata e senza dei reali canali ufficiali. Ok, senza pianificazione comunque. Sì, se dobbiamo metterla su un piano abbastanza chiaro, perché qui si parla di piani di diffusione ben evidenti, visto che di Nagai si può parlare sull'informazione anche di massa, quindi arrivare a un pubblico molto ampio, mentre invece in Italia noi vivevamo questo fenomeno in maniere per via traverse, fondamentalmente, quindi conoscere chi fosse Nagai non era così semplice. Certo, la firma, il brand Nagai era meno semplice, ci si è arrivati tanto tempo dopo, perché alla fine il primo vero fenomeno culturale legato agli anime e manga che arriva all'estero è Astro Boy. Okay. Astro Boy in America arriva praticamente subito, pochi anni dopo.
eppure non ha la potenzialità di riuscire a trasmettere un'idea ben chiara di che cosa sia Sì, c'è troppa l'animazione. distanza e poca Sì, consapevolezza. e anche tanta Tanta competizione, poi competizione con lì, sì. ancora l'Hanna-Barbera che produce tante cose, Hanna-Barbera, Warner certo, Bros. questa Con i animazione è la Looney Tunes. forte. Un po' un concetto di Quindi. pure una sorta di xenofobia, Sì, l'idea che e poi anche quello che adesso Paolo stava un attimo implicando, che è una separazione netta tra i due media, perché ancora viviamo un periodo in cui anime e manga sono due prodotti abbastanza embrionali e che quindi devono ancora stabilire una precisa identità Ok. e anche dei percorsi cognitivi ben Tra chiari. di loro proprio. Sì, dei punti di interconnessione ben precisi. E quindi anche l'anime di Mazinga Z viene visto come l'anime di Mazinga Z, non l'anime di un manga o Ok. l'anime di Cioè, Gonagai. non viene visto dai lettori del manga. Cioè, non Non punta a quello. è questo, diciamo, il punto della questione, è più relativo all'identità e a come Ok, racconta determinate cose. Non c'è un riferirsi strettamente al modello fumetto e anche al pubblico ok. del Ma è anche fumetto. diverso a livello Sì, contenutistico. Ah, sì, ok, sì, quindi sì, sì. proprio ha di differenza anche un Cioè, non a differenza. caso le serie animate contano dai 50 ai 60 episodi, mentre invece i manga non arrivano neanche a 5 volumi. 4-5 volumi. E non solo. Alcune volte, alcuni di questi robottoni nagayani, la versione manga usciva magari dopo. Ok, quindi non c'era Non manco c'era un neanche un ordine ordine che dici prima esce classico, questo. Magari lui prima esatto. scriveva il soggetto, pubblicava un volume, usciva tutto l'anime e poi lo finiva. Cioè non Ok, c'era un ordine preciso di pubblicazione, di ok. Di inter... Noi processo. ora abbiamo l'idea, esce il manga, arriva a un punto, ci faccio Sì, l'anime, intanto il manga continua, ci faccio l'anime. Non era così in quel periodo, erano due media sempre divisi. C'era l'idea principale appunto di mix, di brand, qualcosa che l'uno influenzasse l'altro, ma appunto era questo, l'uno che influenzava l'altro, non c'era l'incrocio Sì, reale. non era neanche un'idea cosciente, se vogliamo, era più collaterale, perché alla fine si sfruttava un po' un rapporto di codipendenza, però non nato in maniera ancora precisa. C'era la necessità, se vogliamo, ancora di definire per bene quale potesse essere il rapporto. Perché non c'erano delle operazioni di pubblicità trasversale, per esempio. Non è che attraverso l'anime si pubblicizzasse l'uscita del manga, per esempio, come si fa oggi, Che o o viceversa. viceversa. Oggi è normalissimo che quando si annuncia l'anime ci siano 70 colophon e trafiletti che nel manga o prima del manga o dopo il manga sulla rivista annunciano l'uscita Sì, dell'anime sì, relativo a sì. quel fumetto lì. All'epoca era ancora una cosa che per esempio non si faceva neanche, perché tante volte non c'era anche una definizione di un pubblico preciso per un medio o per un altro. Cioè non si poteva parlare a tutti gli effetti di pubblico di pubblico dei manga o pubblico degli anime, soprattutto poi di pubblico degli Chiaro. anime. Qui siamo ancora negli anni 70, perché il fenomeno del robottone nasce comunque nel 73 con Sì, Mazinga sì, sì, sì. Z, che come dicevamo a livello cartaceo è soltanto un riempitivo fondamentalmente, un tie-in come lo chiameremmo Oggi oggi. appunto abbiamo i termini per Sì, tutto. è molto particolare parlare del fumetto robot Nagai perché fondamentalmente sono opere anche difficilmente attribuibili a quest'autore. Mi Cioè, spiega bene gli l'idea di elementi brand culturali più più che interessanti di questo filone di storie qui appartengono ad altri autori. Perché lui fondamentalmente si occupava di creare dei concept, di fungere proprio da soggettista,
per le serie animate, perché la Toei lo contattava, soprattutto dopo il successo di Mazinga Z, e gli chiedeva delle storie simili a quei modelli lì, che potessero fruttarti delle serie animate da 70-80 episodi con cui riempire i palinsesti stagionali delle reti televisive che gli chiedevano al lavoro, insomma, gli offrivano lavoro. Per Nagai non c'era un vero interesse nella creazione di quest'opera, non c'è neanche mai stato, se vogliamo, perché poi anche oggi quando continua a bilanciarle sono sempre altri autori a disegnarle per lui. Okay. Mentre invece all'epoca si interessava tantissimo alla creazione di Devilman, in cui si è messo anima e corpo, e si vedono anche i risultati. Quindi Devilman è proprio una sua opera. Chiaramente su poi c'è un attimo da fidarsi di come lo racconta, però insomma, visto che poi ha raccontato che successivamente si è proprio rotto le scatole di lavorare e ha iniziato a delegare tutto agli assistenti, tipo la Divina Commedia, che viene spesso citata come una grande opera di Gonagai, tutto disegnato dagli assistenti. Non ha fatto assolutamente niente Gonagai. Bellissime le opere riprese da Dorè e hanno ricalcato con la carta velina le illustrazioni di Dorè. Letteralmente, non sto scherzando purtroppo. E quindi con Nagai parliamo della creazione di un fenomeno ben preciso che ha delle ripercussioni anche non volute, se vogliamo, e legate tanto a quello che è il target che va a intercettare principalmente, che sono i bambini delle elementari e delle scuole medie. Quindi chi compra giocattoli, esatto, soprattutto giocattoli di metallo, comunque abbastanza costosi, che possono dar vita a tante linee di merchandise diverse. A caso il mecha è anche un genere in cui è molto normale e comune che il protagonista inizialmente perda o comunque subisca una sconfitta temporanea, perché devono aggiungergli un nuovo pezzo. È un po' il meccanismo shonen del potenziamento, della crescita. Sì, il power-up. E questi sono proprio proto. Esatto. Tutto il percorso ci porta sempre a qualcosa. Il concetto di perdita nel mecha è proprio emblematico. Qualcosa che si perde non solo a livello proprio di vittoria, ma anche a livello proprio di relazioni. Che poi è il discorso dell'era post, questo sì, io, sì, l'era sì, post sì, atomica, cioè sempre, quello che tu hai detto sul battle manga è sempre una conseguenza di tutta questa storia. Sì, non è qualcosa che va via. E riguardo al discorso che facciamo sul mecha, non è neanche un caso che il media mix principale non è quasi mai legato al manga in sé, ma è legato al giocattolo, a un'azienda extra. Tutti gli autori, soprattutto di quel periodo, è difficile che prendano da un'opera a fumetto, quasi sempre un'opera, magari un soggetto originale, un soggetto completamente inventato, qualcosa per voler andare oltre. Cioè, si trovano negli anni 70. Arriviamo vicino a uno dei principali autori mecha importantissimi dopo Gonagai, uno che si è messo là e ha detto: faccio il mio mecha, voglio fare qualcosa di differente. La guerra è cattiva. Sì, proprio lui. No, che crea Macross, una serie fatta soltanto per metterci le idol. Che all'epoca in realtà Paolo voleva parlare di Tomino. Perché Cavomoni è leggermente dopo. Perché ogni cosa, ogni sarebbe autore... Random. Sì. Sì. Ogni autore, l'idea proprio del mecha, di voler fare... Questi quadri di Cavomoni è emblematico pure, perché dopo Tomino c'era bisogno di un altro tipo di mecca. Che ci metto? Ci metto le idol. Prima, ancora, c'era bisogno di qualcuno che dicesse: sai, la guerra però non è che arrivano da lontano, ogni volta ti mandano il Monster of the Week. Altra cosa copiata da altro tipo di cinema. Stiamo parlando dei kaiju. Il sistema di Mazinga è tutto un sistema del Monster of the Week che è già ripreso dal cinema di Godzilla. Tanto Godzilla l'ha esplicitamente figlio dell'era post non solo Godzilla, ma ci sono anche, cominciano a essere, questo è proprio il periodo tra gli anni 60 e gli anni 70 che cominciano a esplodere in Giappone tutte cose. Okay. I Super Sentai cominciano a esplodere, proprio cominciano a nascere tante di quelle cose che vanno a influenzare poi quella che è l'animazione, o al contrario.
Non solo, ma ci sono anche personaggi emblematici che lavorano a fumetti, ma sono anche importanti nel mondo, tipo Ishinomori, tutte queste figure che hanno vari sbocchi a livello proprio di media mix, quindi a livello di quello che sono i Super Sentai, sono i combattenti a gruppo, per intenderci. I Power Ranger, come li chiamiamo poi noi, sì. All'americana. E ovviamente queste strutture così particolari della Monster of the Week che riprendono perfettamente un tipo di cinema, un tipo di serialità, un tipo di narrazione, che a questo punto però arriviamo a questa figura emblematica che dice sì, ma la guerra non è che io di volta in volta ti mando un mostro tentando di riuscire a vincere, la guerra è se io ho un commilitone te lo mando tutto, non ti mando due persone sperando che vincano. E qui nasce un'altra evoluzione proprio, che è quella del real robot, non del super robot, e con il nostro Tomino che ci racconta i disastri della guerra. La guerra che non è speranza, non è facile, non è ti mandano un mostro, io lo sconfiggo. Non è ludica, diciamo. Non è il gioco che se... Se perdi hai sempre una seconda possibilità e se perdi probabilmente hai veramente delle perdite. Questo è forse uno dei concetti principali e anche un po' più duri di Tomino che ha fatto sì che non fosse all'inizio così popolare. Ok, quindi lui è Gundam, che è appunto uno dei brand più penso potenti tutt'oggi, no? Sì, sì. Ai tempi non è sicuramente paragonabile ai Pokémon. No, esatto, One Piece, sì. Non lo so. One Piece, no, forse One Piece... No, forse tutto One Piece. Però appunto dico, non nasceva quindi come un brand vero e proprio. No, assolutamente no. Perché appunto mi dicevi che aveva delle ambizioni molto... Lui vuole raccontare la sua visione della guerra. Lui vuole essere, diciamo così, vuole veicolare il suo messaggio. Il problema è che Gon Gundam fu pure proprio il periodo di... proiezione, cioè la prima ondata di Gundam andò per fascia per bambini. Ah, ok. E non andò così bene. Ma forse perché l'animazione ancora era settata per un pubblico di adolescenti, ragazzini. Allora, ti do un po' di contesto. Okay. Comunque Tomino veniva da circa già 5 anni di produzione di serie come regista, separato dalla Mushi, perché se n'è andato assieme a tutti gli altri dopo la diaspora del 73 circa, prima dell'anime Rama. No, lui se ne va dopo Mi sa bella donna, perché se ne va con gli altri che fondano poi la Sunrise. Lui non è tra i soci fondatori, però fa parte di questo primo gruppo di persone che lavorano all'interno dello studio, poi diventano di proprietà della Bandai a tutti gli effetti. E aveva si è occupato inizialmente di prima Raiden, che è una serie super robot abbastanza classica, senza infame e senza lode, con però a quattro mani con Tadao Nagama, che era un altro grande regista, poi morto purtroppo per l'epatite virale pochi anni dopo, suo collega con cui condivideva molte visioni, e in particolare quella di raccontare il mondo del mecha, che era diventato abbastanza popolare, diciamo anche il primo genere di fantascienza proprio interamente giapponese, con strumenti differenti. E in particolare, ovviamente proprio in termini tecnici, per spiegarti chiaramente, cioè, quello che diceva Paolo poc'anzi, con i mezzi della soap opera. Ok. Perché fondamentalmente quello che Tomino fa non è né più né meno quello che faceva Beautiful, okay, però col mondo della moda in quel caso. Perché lui inserisce una marea di sottotrame drammatiche che devono sempre riportare a soluzioni molto tragiche. E quindi romanticizza tanto il tema, esatto, sia della guerra che poi delle conseguenze che porta. Uno dei primissimi esempi di questo modus operandi narrativo è Zambot 3,
Si parla un po' di mental melodramma, comunque. Sì, tantissimo, cioè, sì, no, no, proprio quello. Si parla molto, per esempio, di come Evangelion per tante persone abbia sdoganato l'idea che ci siano dei ragazzini a pilotare i robot. Quando in Zambot c'erano questi bambini di 12 anni alieni che dovevano combattere per la Terra, ma essendo appunto degli alieni, degli stranieri, dei terrestri erano visti malissimo. E quindi in ogni puntata c'erano questi terrestri che facevano gli atti di razzismo contro i loro eroi. E quindi c'era già l'insinuarsi di una maturità narrativa maggiore rispetto a quella che poteva essere un Atticus Freed in Goldrake, che faceva il bello e il cattivo tempo, senza mai avere alcun tipo di ripercussione su quella che era la sua percezione sociale, che era praticamente assente. In Zambot invece abbiamo l'esatto opposto, con poi dei protagonisti abbastanza giovani, quindi fanno passare anche un'idea di tragedia maggiore, vediamo, è drammatica, proprio penso onnipresente. Questa è proprio una tematica del melodramma e soprattutto dei ragazzini onnipresente in un Tomino, cioè letteralmente a tutte le opere che vedremo avremo sempre dei ragazzini messi in situazioni assurde. Ma non solo l'animazione anni 80, quella che poi è arrivata qui di conseguenza, era molto contraddistinta al melodramma, o al di là di Tomino, probabilmente. Ma l'influenza di Tomino è importantissima, perché a parte che chi voleva fare un determinato tipo di robotica passava volente o nolente da lì, okay. O comunque era influenzata in qualche modo, quindi non c'è dubbio su questa cosa. Però il melodramma diventa fondamentale, lo vediamo in Gundam Amuro è un ragazzino, la prima volta che lo mettono nel primo episodio lui non sa pilotare il Gundam e c'ha un manuale che se lo legge durante, dice ah c'è un attacco, vabbè mi leggo il manuale magari lo imparo. Così fa nel primo episodio, non solo, ma anche in altre opere, per esempio la più influente per Evangelion come Ideon, che non è mai arrivata in Italia. In Ideon, letteralmente a un certo punto, loro dicono a metà serie, va bene, siamo arrivati in un pianeta, possiamo essere felici, Cosmo trova la sua Lady, e boom, un colpo uccide due bambini e lei, erano arrivati ed erano felici. Colpo è morta, e che cosa fa? Ricomincia un melodramma infinito, okay. Che porta poi alla risoluzione più melodrammatica, tra, secondo me, da quelle di Tomino, con determinate conseguenze. Spoiler, muoiono tutti. Ma proprio non normale, letteralmente buoni e cattivi si suicidano a vicenda, okay. E c'è un fiume di anime che vola via. Quindi melodramma. C'è proprio melodramma del melodramma. Sì, il film è molto bello, quello finale di Ideon, però capisci che è una situazione assurda. Però è vero che in altre serie ha questa idea, però su Gundam in realtà quella che secondo me prende più vita poi è quella della soap opera, okay. Non più melodrammatica ma fatta di tradimenti, di anche melodrammatico ovviamente, però più tradimenti anche di fazioni, di amicizia tradita, di delusioni, la questione della delusione, travestimenti, ci sono cose, una cosa per esempio molto famosa di Gundam è il tipo che ti prende a schiaffi, il Bomb Bright che prende a schiaffi tutti, uomini, donne, bambini, quello che trova schiaffeggia. C'è un personaggio appunto che ha schiaffeggiato tutti quanti i protagonisti di Gundam per correggere i loro comportamenti, okay. Infantili. Perché poi c'è anche un confronto generazionale ben chiaro all'interno di Gundam, c'è proprio anche la necessità di raccontare un Giappone che stava cambiando secondo quelli che erano i modelli poi a cui lo stesso Tomino era molto affezionato. Che è una generazione che è cresciuta con quella letteratura lì. Quando prima hai parlato appunto di un'animazione anni 80 che si riferiva tantissimo a questo tipo di modelli, hai fatto estremamente bene, perché parliamo per esempio del World Masterpiece Theater, a cui appartengono Anna dei Capelli Rossi, Remy, di storie estremamente europee in questo caso, sì, perché sì, sono tutte tratte da racconti di formazione europea. Heidi è prima un prototipo del World Masterpiece Theater, il Meisaku, okay. Un filone di storie legate alla letteratura. Che è un po' poi l'animazione che è arrivata dopo i robottoni in Italia, ci ha fatto conoscere anni 80.
contemporaneamente, contemporaneamente, perché è lo stesso periodo di uscita fondamentalmente. Esatto. Diciamo uno degli anni principali per la storia dell'animazione giapponese è il 79. Okay. Sono l'anno in cui escono Anna dei capelli rossi, Lady Oscar, l'ultima stagione, la seconda stagione di Okijo e Gundam, tutti okay. Nello stesso questo anno. Questo tipo di e sono tutte serie abbastanza fondamentali proprio per l'idea di che cosa può raccontare l'animazione. Perché Gundam ha un racconto abbastanza maturo, soprattutto per gli appassionati di fantascienza. Sì. Quindi i ragazzini genere. Che sono cresciuti con Mazinga Z comprando quei modellini che adesso possono rivedere un'evoluzione di quei concetti. Poi con le di Oscar abbiamo un pubblico femminile che invece si avvicina a una storia sì molto melò, perché anche lì sia dall'ambientazione francese che dai risvolti molto drammatici vediamo un'impostazione molto da soppa anche lì, certo, senza certo. Alcun problema. E poi con Rocky Joe abbiamo il recupero di una serie che era iniziata in realtà 10 anni prima, perché la prima era stata prodotta dalla Mushi all'inizio degli anni 70, che poi chiude proprio un'epoca, se vogliamo, visto che Rocky Joe era, come diciamo prima, l'emblema della nuova gioventù Showa che non sa dove andare fondamentalmente. Però tornando al discorso di Gundam, giusto per fare un discorso di contesto, sì, infatti è più chiaro un attimo dove siamo. Gundam sfrutta bene questo tipo di interesse e di maturità del media per portarlo su un altro livello anche commerciale ed economico. Ok. Ovviamente non volontariamente, perché l'obiettivo di Tomino era esclusivamente artistico. Anche perché dice che all'inizio non è andata bene. Sì, c'era un interesse che poi non cozzava molto bene con quella che era la ricezione dell'animazione. Perché come diceva Paolo, non c'erano ancora delle fasce orarie ben definite, quindi molto spesso gli anime venivano trasmessi la mattina. Nel weekend, quando quindi potevano essere più esposti alle fasce più basse d'età, oppure veramente c'erano delle programmazioni talvolta anche casuali, perché venivano considerati come dei tappabuchi, okay. Delle cose che prendevano il posto di programmi che magari non venivano registrati in tempo e così via. E quindi la prima messa in onda di Gundam è disastrosa, con comunque share che oggi considereremo incredibili, perché faceva il 6-7%, e oggi quando un programma in Italia fa share del genere si stappa lo champagne. Però per l'epoca, quando prima si parlava di Riki Dozan, il wrestler che faceva il 60% di share, direi bene che certo, era abbastanza ridicolo. E quindi in realtà Gundam, dal dover essere di una cinquantina di puntate, passa a 39, viene tagliato in pratica e finisce con tanta infamia e pochissima lode, perché anche criticamente non è una serie particolarmente ben recepita, perché poi la produzione è abbastanza travagliata, il character design del direttore dell'animazione purtroppo o per fortuna ha un malore, quindi la qualità della serie ne risente tantissimo, soprattutto nella parte centrale. Addirittura c'è un episodio di cui hanno deciso sadicamente di fare un film ultimamente, che è così mal ricordato dal fandom e da Tomino stesso, che quando gli si chiede perché lo odia così tanto, lui dice che non può ancora dire nulla perché le persone protagoniste di quegli eventi sono ancora in vita. Quindi aspetta che muoiono e rivela la verità su questo episodio terribile. Tipo la regina Elisabetta giapponese, è sempre là. Sì, era Andreotti giapponese, sì, un sacco di cose se le porteranno nella tomba purtroppo. E diciamo ha tutti questi problemi, ma ha la fortuna di avere l'interesse di una agente di un'azienda che si occupa di giocattoli. Inizialmente avevano affidato la produzione dei modelli alla Clover, che era uno dei leader di giocattoli,
ma lo scarso successo commerciale e di ascolti portò la Clover ad annullare il contratto di sponsorship. Quindi per cercare un altro sponsor che permettesse di arrivare alla fine della produzione almeno a 39 puntate, si rivolsero alla giovanissima Bandai, che ebbe l'avveniristica idea di creare dei modellini di plastica componibili, oggi conosciuti come Plamo Plastic Model in senso più generale, e voglio far capire anche l'importanza di quelli relativi a Gundam, i Gampla, proprio perché c'è un nome specifico ormai per definire soltanto i modelli di Gundam, che appunto Gundam Plastic Model, esatto, Gampla, esatto. Che hanno un successo incredibile e immediato, visto che sono così tanto stimolanti che possono essere comprati dai bambini ma anche dagli adulti che semplicemente si divertono nel loro tempo libero a montare un modellino e non devono avere per forza l'interesse nella serie in sé per sé per acquistarlo. Sì, nel contesto storico relativo. Perché poi diventa un fenomeno culturale a sé, che fa partire anche una moda per il modellismo, l'idea di montare determinate cose. Non a caso ora in Giappone trovi pure i modelli dei palazzi tradizionali in scala 1 a 10 e si mettono lì belli in maniera muy, muy minuziosa con le pinzette a togliere tutti i vari componenti e li fanno. Immaginate. Proprio perché con Gundam noi abbiamo la nascita di quello che oggi chiamiamo come pubblico otaku. Ok. La parola si diffonde poco dopo. Abbiamo l'inizio della diffusione in grosso modo nei primi anni 80, proprio tra i fan, che iniziano a chiamarsi così in maniera molto scherzosa, senza la pretesa di diventare una categoria ufficialmente socialmente riconosciuta, ma per prendersi in giro, per anche un senso di cameratismo, tra tantissime virgolette, e di vicinanza a qualcuno che prova una passione comunque molto nuova. E Gundam, diciamo, in mezzo a tutto questo, questa baronda, comincia a diventare quindi un brand anche in senso animato e fumettistico di punta. Un esempio parecchio chiaro, secondo al di là me, sta nell'anteprima della proiezione del primo film. Okay. Vengono tratti tre da. Che è un rifacimento, mi pare. Sì, sono dei film assuntivi, quindi in realtà non delle versioni cinematografiche, chissà quanto inedite. Semplicemente un rimontaggio e anche con aggiunte nuove oppure scene rifatte che però non cambiano molto la sostanza, anzi se vogliamo la comprimono per renderla più semplice e comprensibile a un pubblico generalista. Però in questa anteprima la cosa rilevante è anzitutto il pubblico presente, perché ci sono 20.000 persone che assediano la piazza di Odaiba e la riempiono dando un'immagine ben precisa delle dimensioni che ha raggiunto il fenomeno anime, e poi il discorso di Tomino a questa folla urlante che è relativo a quella che è l'importanza dell'animazione come mezzo soprattutto. Perché Tomino, diciamo, aveva creato Gundam per anche delle velleità artistiche, per una presunzione di voler creare un prodotto davvero adulto, che alzasse proprio il target della tecnica. Ma questo discorso lo fa a un pubblico di persone più giovani di lui, che arrivano al massimo all'età universitaria, quindi parliamo di giovani adulti, con anche dei trentenni però appartenenti alla categoria del non si lava e non ha un lavoro, in tantissimi casi, che poi appunto dà l'idea del mito dell'otaku, esatto. Disoccupato, che sta sempre chiuso in casa, eccetera. E quindi il pubblico a cui si riferisce non è esattamente quello che voleva intercettare per davvero, quindi dà un'idea ben chiara di chi è davvero il pubblico dell'animazione e soprattutto come può funzionare l'espansione di questo media, ovvero tramite la vendita, tramite il giocattolo, la coltivazione di una passione, appunto, di qualcosa di concreto, perché uno dei grandi problemi dell'animazione è proprio la vendibilità fisica e anche di conseguenza del fumetto,
Il fumetto c'era molto di meno perché il tankobon dà un'idea concreta di sta comprando qualcosa, di collezionismo. Mentre invece l'animazione, per quanto poi col tempo siano arrivate le videocassette, DVD, per quanto ora oggi stanno Blu-ray, di nuovo non sono mai stati comunque degli oggetti realmente tangibili. Così tanto diffusi, anche tangibili. La parola giusta, perché ti danno soltanto un'idea di collezionare qualcosa e non che quella cosa esista sul serio. Poi è difficile da esprimere. No, è vero questa cosa. Guarda, c'è da sottolineare una cosa, visto che parlavamo proprio del film di Gundam come evento in sé. In realtà questa, a livello proprio di mix tra cinema e serie e TV, non è la prima volta che succede nel mondo giapponese. Qualche anno prima, una delle opere forse più famose di Leiji Matsumoto, come Yamato, a livello di serialità televisiva, fece flop totale. Ma come, qual è stata poi in realtà il riscatto di Yamato? È stato il primo film riassuntivo in che ebbe un botto di gente che andò, perché era proprio un evento in sé. Fu il primo film riassuntivo pure della storia dell'animazione, attenzione, però però capire non è che ci interessa a qualcuno, quindi dipende, si fa da traino come, però è questo di qua, è importante vedere come due media magari con linguaggi diversi potessero raggiungere magari il pubblico in maniera differente. La TV, come ti diceva prima, non è che aveva ancora la struttura che ha adesso, dove ci sono late show, ci sono i morning show, ci sono diversi tipi di fasce orarie di pubblico ben precise che tu vai a capire. Lì erano un po' a caso lo spazio che c'era una volta, lo spazio che c'era un'altra volta, e questo non andava a intercettare bene il pubblico. Non è un caso che dopo i film, ma anche dopo l'avvento dei Gunpla, ci fu una rimessa in onda di Gundam che invece andò molto bene. Fatto da, il film ha fatto da traino, ci sono, retroattivo. Ci sono tante cose che vanno poi a influenzare proprio a livello di messa in onda, e infatti la seconda riproduzione andò molto molto bene e fece diventare a tutti gli effetti Gundam un fenomeno anche tra gente un po' più giovane che ne cominciava a parlare. Diciamo che in quel periodo c'è una persona all'università un po' famosa che diventa un po' fissato con Gundam, un certo, la persona Franco. Sconosciuta, Franco Anno. Ok. Un po' idea che hanno, che va all'università, un po' che comincerà qualche annetto dopo, però che vedendo la rimessa in onda di Gundam... Ah, perché lui non l'aveva visto ai tempi? No, forse era manco era appena nato quando c'è stata la prima, forse era nato da poco. No, era andato da un bel po' di tempo, è anche andato a Odaiba, pure lui. Ah, pure lui era andato a Odaiba, però comunque... Era ragazzini. Sì, però capisci che è quello il periodo in cui una certa persona viene influenzata e comincia a sviluppare un determinato tipo di pensiero ben preciso per la sua animazione. No. Tiene 60 anni hanno comunque. Tiene 60 anni? Sì, più di 60 anni. Quando si inizia a ragionare in maniera progettuale nella costruzione quindi di ecosistemi, brand, nel senso io faccio uscire quindi un'opera artistica, cinematografica che mi spinge questo, che poi mi spinge quello. Ancora siamo lontani. Ancora siamo lontani, perché appunto mi dicevi che non era così programmatico. Buttandoci negli anni 80, quindi cercando di fare un passo un po' più avanti per cominciare un po' a stringere, la discussione diventa un po' più centrica sui brand, non tanto sulla questione magari super media mix, quanto più l'anime può essere da traino alla vendita, per ora un po' di più. Citavamo poco fa Macross, perché l'idea alla base era: noi facciamo un anime per questo gruppo che è quello degli otaku, che a cui possiamo vendere un determinato tipo di prodotto, possiamo creare un prodotto proprio per loro, e ovviamente questa cosa andò male. Ok. Perché in un modo o nell'altro in realtà non ebbe il successo che si aspettavano,
il successo di Macross viene forse un po' da fuori, un po' successivo, però non ha quella forza, quella spinta che si aspettavano. Solo dopo questo si avvererà. Diciamo che in quel periodo diventa sempre più uno spottone, tra virgolette, quello che noi ora intendiamo, forse erroneamente, perché secondo me è un po' meno la situazione ora rispetto agli anni Ottanta, è che tutto era quasi incentrato nell'idea di voler vendere qualche cosa, quasi come il prodotto che era proprio al servizio della vendita. Addirittura leggevo tempo fa che diventavano spot per lavatrici a tutti quindi gli anche effetti, cose fuori dalla cultura, anche cose fuori dalla cultura, letteralmente elettrodomestici a tutti gli effetti, che andavano a essere venduti tramite queste riproduzioni messe in modo strategico in determinate fasce orarie. Insomma, la situazione diventa in questo periodo un po' più pesante, ma pesante non solo per una questione di vendite, ma proprio una questione di... parlavamo prima della bolla, qui comincia a esserci un periodo economicamente instabile, c'è un forte potere economico, si cominciano ad svilupparsi anche quelli che sono i primi... diciamo così, contenitori di collezionismo per gli anime. Ci sono i laser disc. Parliamo anni 80. Sì, anni 80. Comincia proprio a nascere un periodo dove cambia tutto, ma non cambia in senso positivo. La serialità televisiva ne risente parecchio di questa cosa. Cominciano a essere meno show televisivi e ci si comincia a spostare di più sempre su quelle che sono le fasce di pubblico ben precise. Ok. E non è quindi un caso. Qui il processo industriale arriva forse al culmine in qualche modo. Non proprio al culmine, è un processo di quasi immobilismo, direi. No, infatti dico non al culmine a livello di entrate, ma proprio a livello di sfruttamento del media industriale. Ci va un attimo piano, perché anzitutto c'è da inquadrare bene il periodo che è quello dei primi anni 80. Ok. E quindi l'esplosione della bolla arriva grosso modo nella seconda metà degli anni 80. Prima di arrivare lì è al fenomeno degli OAV, quindi il fenomeno dell'animazione on video, okay, che esce fuori dal segnale della televisione. C'è la nascita di un interesse maggiore da parte delle aziende, che sono ancora i principali creatori di opportunità per gli studi. Prima facevamo il discorso di come soltanto la Toei in pratica potesse permettersi un'indipendenza economica vera e propria, però nel tempo comunque ci sono nati alcuni studi che negli anni 70 e 80 hanno avuto delle opportunità e si sono affermati, cioè TMS Entertainment, che storicamente si occupa di Lupin. Ci sono delle realtà che hanno iniziato a prendere piede in maniera un po' più seria. Madhouse però è ancora molto giovane come realtà. Nippon Animation è un po' più importante con Heidi, eccetera. Però siamo in un periodo sicuramente più florido per determinate realtà, e in particolare TMS si prende in carico la possibilità di creare un film su Akira, una serie particolarmente in voga in quel periodo, siamo nell'84 grosso modo, di cui soprattutto l'autore Katsuhiro Otomo vorrebbe realizzare un qualcosa, una serie animazione, un film d'animazione, è interessato a trasarlo, però non ha ancora ben in mente come e soprattutto con quali finanziamenti, perché il progetto che ha in mente è decisamente troppo dispendioso per i carismi, i canoni dell'animazione giapponese e dell'industria fino a quel momento lì. Quindi TMS, assieme a Kodansha, che è l'editore di Akira, organizza l'embrione di quello che oggi definiamo il comitato di produzione. Okay. Perché la maggior parte delle opere animate, in questo caso,
viene finanziata da una serie di aziende che si fondono in un'unica entità e si spartiscono sia le spese che poi ovviamente anche le entrate, anche gli introiti, a seconda di un sistema di divisione dei diritti. Ma questo è tipo la creazione un po' del modello blockbuster, sarebbe? Non No. proprio, siamo ancora a qualcosa di abbastanza differente, perché nel modello del blockbuster, c'è sempre una preponderanza comunque del produttore, che invece in Giappone viene a mancare perché c'è una divisione, non ti dico equa, perché ci sarà sempre l'editore che magari detiene dei diritti maggiori, ma molto relativa alle varie di competenza di chi poi si interfaccia alla produzione. E si può parlare realmente di qualsiasi tipo di azienda, perché nel tempo ci sono stati anche dei produttori di calcestruzzo, magari, che hanno finanziato un anime perché era nei loro interessi. E il comitato di produzione funziona proprio in questa maniera qui. Funziona sul commercializzare qualsiasi parte di una determinata creazione, di un concept, di venderla vendibile, e poi di finanziare il progetto a seconda di quello che può essere l'interesse che si ha nel farlo. E soprattutto inizia a monopolizzare l'animazione da questo punto di vista, portando a una sorta di paradosso, perché È nel quello che diceva momento sì. Paolo, Perché nel per momento in la cui appunto entra matrice, l'esplosione della bolla, no? cioè l'inflazione che cresce sempre di più, gli studi in realtà non hanno più necessità di avere dei terzi che si occupano di finanziare i loro prodotti, perché adesso hanno una forza economica maggiore che è derivata dal potersi interfacciare direttamente col consumatore. Visto che noi, diciamo, pretendiamo sempre una qualità estetica da parte degli anime perché li riteniamo come dei prodotti realizzati per noi, ma per l'azienda questo rapporto non vale perché il cliente non è il pubblico a casa, Certo. è Quello che compra l'azienda che la l'ha matrice, diciamo. commissionato, è la rete televisiva che deve poi trasmetterlo nei suoi palinsesti. Mentre invece negli anni 80, la metà degli anni 80, dall'87 in poi circa, abbiamo proprio un cambio di pubblico, visto che ora ci si può riferire direttamente alla casalinga, al salaryman che lavora tutta una vita e adesso ha finalmente 200 euro da poter spendere veramente come gli pare ogni settimana e quindi ci si compra i DVD o in questo caso videocassette, parlato anche dei laserdisc che arriveranno nei primi anni 90, c'è una diffusione di una possibilità di acquisto che permette agli studi di cambiare proprio il loro approccio e quindi cambia anche il modo in cui si evolve la cross-medialità da questo punto di vista, perché l'anime non ha più una reale necessità di dipendere da un altro prodotto. E per quanto non se ne stacchi, perché tante cose rimangono legate al cartaceo, in termini di derivazione, c'è una produttività che aumenta in maniera vertiginosa e con questa anche la varietà di che cosa può essere adattato. Quindi, il paradigma che stava diventando legge, ovvero che a diventare anime sono o manga di grande successo oppure soggetti creati ad hoc per l'animazione, inizia lentamente a cambiare. Perché il manga, giustamente, anche lui è cresciuto tanto in termini di produttività. Siamo passati da Tezuka che da solo faceva 20 serie al mese a tanti altri autori che contribuiscono ad aumentare il numero di serie pubblicate sulle riviste. E ovviamente anche da quel punto di vista lì ormai parliamo già di un centinaio di magazine di fumetto, che si diffondono veramente a macchia d'olio in questo periodo vendendo tantissimo. Si parla sul Shonen Jump di circa 3-4 milioni di copie in questo periodo. E non è neanche il più florido perché quello arriverà più o meno alla fine degli 80, inizio 90, con picchi di 6 milioni, 7 milioni di Periodo di copie Dragon vendute. Ball? Sì, il periodo post-Dragon Ball circa.
appunto entriamo in un'altra considerazione dell'animazione che però cambia anche qui in maniera abbastanza rapida, perché il modello del comitato di produzione ritorna preponderatamente quando la bolla ovviamente scoppia. Ok. E quindi i prezzi iniziano a salire per tutti i beni di consumo, gli Quindi dura stipendi si poco abbassano, sì, questo. circa 6-7 Ok, anni è durato. pochissimo, intorno C'è a proprio un'immagine specifica che è quella del Dom Perignon, Ok. perché all'epoca della bolla la maggior parte dei giapponesi, i salarymen, quindi dipendenti, Sì, fissi con dipendenti. stipendio così, andavano a sbocciare col Dom Perignon, Ok. anche quelli più bassi nella catena alimentare. Dopo ovviamente non è più stato possibile. C'è un evento politico che rappresenta proprio la fine di questo grande periodo di ricchezza, che è il periodo dello scandalo immobiliare, che intorno al 91, così, I primi nei 90. primi 90, ci fu questo scandalo che vedeva la leggendaria destra giapponese coinvolta in questo super scandalo di vendite e compravendite di appartamenti, palazzi e cose del genere. Quando è stato scoperto, c'è stata questa forte depressione all'interno della società. Molto italiana Sì, come che si va a per riflettere, cosa. questa è una cosa importante, va a riflettere su un po' tutta la società. Ok. Una società che letteralmente crolla, cala, c'è questa sorta di, ritorniamo a quel concetto di immobilismo, e questo immobilismo va a riflettersi anche sull'animazione, quando non ci sono più stimoli. Secondo Miyazaki inizia in questo periodo qui, No, diciamo. Miyazaki è iniziato negli anni 60. Prima, Sì, ok. Miyazaki Ho inizia capito grosso la sua modo nel visione. 63, Ok. E in 62. questa bolla, diciamo, di Akira, quali sono i grossi, qualche titolo grosso rappresentativo di questo periodo? Dici a livello di Sì, serie, per capire serialità, appunto cinema. il. Vabbè, il periodo in cui esce Akira è quello direttamente successivo, per esempio, a Nausicaa. Ok, ecco, quindi Per rilacciarsi al discorso Ghibli, è proprio il periodo di creazione dello Ok, studio. quindi Io però lo studio lo terrei un pochino a parte come Sì, non No, discorso, vabbè, no, era non per capire, non per esatto. il media mix, ma dico proprio un discorso a parte rispetto a tutto quell'altro che succede. Ok. Ci sono le conseguenze pure per loro, ma un po' meno. Ok. Diciamo così, la loro struttura, la loro idea alla base è un po' più solida, anche perché Ghibli si è fatto un nome non indifferente in tutto il periodo che va negli anni 80. Tant'è che addirittura la gente si dice che per Nausicaa, che tipo uscì nel periodo tipo questo preclibo, ovviamente con Nausicaa, che uscì nel periodo natalizio, aveva le lunghe file davanti alle stazioni dei treni, perché era tipo, che ne so, i cinema erano molto presenti nelle stazioni dei treni, perché tra un treno e l'altro c'erano magari 2 o 3 ore, la gente Ok, poteva andare al cinema a immaginavo. guardarlo, e c'erano queste lunghe file per andare a guardare Nausicaa. Erano fatti un nome differente, lo studio aveva una forza economica non indifferente proprio per la sua popolarità. Lì, diciamo, il discorso media mix c'entra relativo, perché quasi sempre le storie venivano riprese o da letteratura, Ok. sia giapponese che europea, e riproposte in, diciamo così, nella chiave Ghibli. Io senza alcun timore non è rilevante per questo discorso. No, Sì, no, è proprio vabbè. Studio Ghibli, non c'entra. Sì, No, è proprio poco rilevante. assolutamente. Sì, è perché è un nome, no, quindi proprio. Sì, è abbastanza importante, però nel racconto storico c'è sempre un attimo da inquadrare cosa è rilevante per cosa. Giustamente la Ghibli è molto esterna proprio al discorso produttivo. Ma anche oggi, probabilmente in qualche Sì, adesso modo. sta fallendo, quindi è molto Sì. improbabile che possa avere una rilevanza anche futura. Poi, più che fallendo, lo chiuderanno sicuramente. A livello economico è sempre un modello sostenibile, però appunto molto molto lontano Sì, 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 dal sì. come funzionano le cose normalmente.
E ritorniamo un secondo al discorso televisivo in questo caso, perché ovviamente nel momento in cui viene meno il potere d'acquisto viene anche meno la possibilità di proseguire sul rendere l'animazione un prodotto davvero direct to video, ovvero quindi soltanto con quel canale di distribuzione lì, e bisogna tornare sui bravi passi e quindi anche sulla televisione. Da dove alla fine l'animazione non se n'era mai andata, perché c'erano ancora state delle grandi serie di animazione, delle grandi epopee. Il periodo di Dragon Ball era finito da molto poco, comunque, quando ci spostiamo più o meno al periodo di Evangelion, quindi il 95, che non è un periodo a caso, perché è proprio quello di rinascita dell'animazione in quanto forma serialità televisiva. Proprio perché Evangelion, dopo ad esempio Nadia, il mistero della pietra azzurra, altra serie di Hideaki Anno, riporta in televisione specialmente un modello molto amato, che era quello appunto del super robot, del Monster of the Week, del combattimento settimanale. Che riprende un po' la tradizione che si era creata, ma la porta avanti, mette, la ricostruisce, capendo quello che è il fenomeno culturale dell'identità estetica delle anime e del fumetto. E interpretandolo con grande piglio moderno, perché i personaggi che fanno parte di Evangelion, volenti o nolenti, sono proprio le fondamenta di come si scrive oggi un personaggio nell'animazione giapponese. Sì, postmodernità in qualche modo. Sì, modelli ben precisi di caratterizzazione femminile, ad esempio con Misato, che interpreta il ruolo della femme fatale che farà innamorare il protagonista, che nonostante abbia questa facciata di grande determinazione, sotto una donna molto fragile, con tanti punti di debolezza, l'alcolismo, cose che la umanizzano tanto. Abbiamo Rei, che è un personaggio molto appetibile per l'otaku, perché è una ragazza molto bella ma anche molto servile, sì. E quindi rispecchia quell'idea anche di timidezza dell'otaku che vuole un po' la purezza, no, sì. della ragazza. Ma in quel periodo, tra l'altro, pure Anno fa un discorso in qualche modo anche sociologico, certo, sul concetto di otaku, cioè, quindi ne fa discorso. Lui, come Tomino all'epoca, era molto depresso, anche qui dovuto però più che motivi personali, anche secondo me a motivi puramente sociali, perché vabbè, lui aveva vissuto un periodo molto difficoltoso nella lavorazione di Nadia, ma già all'epoca aveva riscontrato un deterioramento delle amicizie con i membri fondatori di Gainax, che era lo studio di cui lui faceva parte inizialmente. E quindi questi primi dissapori lo portavano molto a ragionare su quello che proprio era il suo ruolo nel mondo, chi fosse lui come individuo. Okay, okay. E questo si rivede tantissimo in Evangelion, che è fondamentalmente un invito a uscire fuori dalla propria bolla e a combattere contro se stessi prima che contro il mondo. Perché tante volte l'otaku si chiude un po' nella sua zona di comfort cercando l'evasione e vittimizzandosi, colpevolizzando il mondo per quelli che sono i propri difetti, mentre invece Anno era molto lucido nel riconoscere che la propria solitudine derivava da sé, dall'essersi isolato rispetto al mondo e di non aver compreso. Che però pure Evangelion, come Gundam, non ebbe successo nella inizialmente sua... No, lo ha grosso modo dalla 19ª puntata, da quando c'è una svolta narrativa molto forte, e quindi cambia anche il modo in cui la serie viene percepita in un certo senso, perché una particolarità che aveva rispetto a Gundam era quella della fascia oraria, che era notturna. Okay. E però, nonostante non avesse avuto un grosso riscontro inizialmente, dalla 19ª in poi lo ha così tanto che iniziano a parlare i giornali, le persone fanno un ampio passaparola, e in breve tempo Evangelion diventa uno degli anime più visti di quel periodo,
soprattutto per la fascia a cui apparteneva, che è assolutamente inedita in un certo senso per gli anime, comunque poco frequentata dall'animazione, perché era anche sconveniente per gli sponsor. Certo. Visto che mandare in onda le pubblicità la E gli notte, sponsor ritornavano molto rilevanti perché tornavi qui televisione. approfondiamo un attimo il Ok. discorso, finisco di parlare Sì, vai, vai. giornalisticamente, perché è importante per il discorso anche multiplanare della multiculturalità, che si capisca quanto i modelli di Evangelion fossero facilmente vendibili anche a un pubblico che diventava sempre più interessato a comprare determinate cose. Perché il pubblico degli anime fosse dipendente dall'acquisto delle videocassette è molto difficile da affermare, visto che comunque non si parla di volumi di vendita chissà quanto elevati quando si risale al periodo AV. Cioè, se dobbiamo andare a ricercare dei record di vendita, non li troverai mai in quel periodo. Mentre invece vedo più semplicemente oggi, perché magari oggi ci sono anche dei metodi diversi per vendere i DVD, tipo ti metti il codice del videogioco, così col videogioco poi c'hai accesso alla versione particolare, Sì, il sì, nuda sì. di questa ragazzina. C'è anche da dire che c'era molto mercato nero per Anche, quanto ah, ecco. riguarda le videocassette, Pirateria. perché ora noi abbiamo Blu-ray, DVD venduti a prezzi esorbitanti, 3 episodi 80 euro, che derivano da un metodo degli anni 80-90 scorretto, praticamente non le vendevano ma le noleggiavano. Poi che cosa succedeva? Il mercato nero delle vendite di videocassette vendeva a prezzi esorbitanti quelle che venivano noleggiate. E quindi Ok. c'era questa sorta di meccanismo cortocircuito per cui se tu volevi il mezzo fisico dovevi pagare un numero veramente troppo esagerato perché illegale, e allora è cominciata questa sorta di meccanismo malato, se ci pensi, perché 3 episodi 80-90 euro è tanto, cioè noi una serie intera la vendiamo 20 29, 30 euro, 50 euro quando esce, per intenderci. Questo porta anche a una pigrizia sotto un certo punto di vista, perché non si sviluppano altre forme di marketing che portino poi a altre fonti di reddito da parte degli studi, che sono interessati soltanto alla vendita del prodotto back to video, quindi del prodotto contenitore. E non sviluppano l'idea, per esempio, di un merchandise alternativo che viene in mente in maniera concreta, si diffonde poi con Evangelion perché in quella serie c'erano dei modelli estremamente vendibili e anche un'iconicità. Il Gampla ritorna un po' al Sì, discorso di al prima. di là del Gunpla, è proprio un'idea di affezione anche molto semplice dovuta all'estrema emozionalità del titolo. C'è tanta emotività, proprio facile, anche un po' superficiale se vogliamo a tratti, che però per anche la maturità che aveva raggiunto il pubblico otaku in quanto Sì, unicum, cresciuto. Sviluppava l'interesse per prodotti legati a quei personaggi lì, e quindi al di là del montare il modellino, diventava anche avere la figure di determinato personaggio X, per poter dare una concretezza a quell'affezione lì. E se non era, la figure di personaggio X, poteva essere il portachiavi, poteva essere E un quindi qua va santino. ancora oltre rispetto a prima questo Sì, processo. perché Gainax, per esempio, è diventata anche abbastanza famosa per la particolarità di essere produttrice anche dei videogiochi, delle Ok, quindi il serie. discorso Sì, cross-medialità, brand, in infatti, senso esploso. Nadia, per tornare un pochettino indietro, era stato un prodotto commercialmente insufficiente, insostenibile, che aveva mandato Gainax in debito con tantissime altre aziende. Ma la produzione del videogioco gli fece rientrare Ah, delle ok. perdite perché fu Che ha estremamente tutto connesso in remunerativo. qualche modo, in parte della E stessa produzione. contenutisticamente e narrativamente potevano anche essere dei prodotti separati, Ok, sì, però ma produttivamente erano era parte dello proprio la stesso. complicità delle Sì, due sì, sì. cose.
che fa quello fare, diciamo all'inizio, il brand. Esatto, questo esatto. È l'altro passo che porta poi verso la definizione di un modello commerciale ben preciso, dove il prodotto diventa intersecabile con tanti altri, non perché deve esserlo da un punto di vista del piano, del progetto, della complementarità anche contenutistica, ma perché così si può vendere di più. Ok, ok. E quindi anche l'idea che magari un anime venga fatto per vendere il manga non è sempre così esatta, perché è semplicemente per avere un'altra fonte di revenue, che è quella dell'anime, okay. Che cioè, semplicemente bazzo, sì, e poi semplicemente esistendo porta alla creazione di tante altre, perché tu tramite l'anime puoi fare il merchandise senza essere quasi sicuramente in perdita. Quindi non c'è una gerarchia vera e propria. No, nella... fondamentalmente no. Sono pezzi no. Se non quando è stabilita, ma okay. È molto raro che succeda. Tipo nei Pokémon probabilmente. Pokémon, quello è un altro esempio, secondo me, ancora più complicato. E se pensi che per Pokémon hanno creato un dipartimento specializzato soltanto per la creazione di quelle serie, uno si chiede come fa ad avere un'importanza secondaria. Cioè, se ci investono certo, milioni e milioni di dollari, in che senso si può certo, pensare certo, che certo. Non sia importante per quella persona? Perché poi come si fa a credere che sia sostenibile creare delle pubblicità che a botta ti costano 5 milioni di dollari? Cioè, se voglio fare una pubblicità a un prodotto, a sto punto faccio una campagna di marketing, faccio delle pubblicità tradizionali. Quindi tu non sei d'accordo su chi dice che in realtà... Spendere 5 milioni di dollari a me sembra un po' una stronzata se voglio fare pubblicità, per mettere in termini proprio tecnici. C'è da dire anche una cosa che poi va proprio... Siamo giusto nel periodo, perché qua pochi anni dopo il Pokémon rispetto ad Evangelion. Sì, però io ti faccio un esempio. Certo. Secondo te quanto sono collegati Game Freak e Pokémon anime? Cioè, secondo te c'è un collegamento diretto? No, non esiste il collegamento diretto. Sono aziende ausiliari, divise fra di loro, dove c'è un'unica al centro, che è Pokémon Company, e tutto passa da Pokémon Company, ma non c'è un diretto confronto tra Game Freak e l'animazione. Non è un caso che l'anime rappresenti completamente in modo diverso non le c'è un battaglie diretto. Non esiste anche quella probabilmente l'anime ha i concept, ma che glieli dà sempre Pokémon Company, e è anche così, è implausibile che sia Game Freak a creare i Pokémon in sé, è sempre Pokémon Company che va sempre a ridistribuire alle varie entità cosa e come dovranno fare l'una o l'altra cosa. È il brand a cui l'anime di Pokémon ha un paio di particolarità interessanti, che per esempio gli episodi sono scritti a priori chissà quanto tempo prima, e di volta in volta, in base a cosa devono pubblicizzare Pokémon Company, mettono il Pokémon necessario. Ok, ok. Ah, quindi non sono scritti... Non sono scritti col Pokémon, okay. È scritto semplicemente l'episodio generico, okay. Con scritto Pokémon 1 combatte contro Pokémon 2. In base a quelli. E poi in base al periodo in cui si trovano, e questa è una struttura particolare che ti fa capire come... è proprio quello che diceva Ito, è inutile andare a pensare che io per fare una pubblicità vado a spendere 5 milioni... È tutto un processo comunicativo. È tutto un processo comunicativo castri, che noi ti parlavamo prima, è un brand. E noi dobbiamo pensare non più alla maniera occidentale, che c'è una figura e tutto gira Marvel e tutto gira intorno a Marvel con tutte le cose gestite da Marvel. No, ognuna di queste aziende, soprattutto in Giappone, lavora a sé stante con tanti puzzle che si vanno unendo. E così come funziona poi alla fine il comitato da ora in poi, funzionerà così. All'interno di un anime X c'è il supermercato, c'è quello che ti fa i DVD e i Blu-ray, c'è quello che invece fa il distributore. Ognuno di loro è un'entità diversa con guadagni diversi, perché il supermercato prenderà l'immagine dell'anime e te la mette nel pacchetto di patatine. Quindi è un concetto di brand diverso da quello occidentale in qualche modo. È una brandizzazione, diciamo così, giapponese, molto industriale, però con le industrie che hanno la loro identità. Il supermercato... Perché appunto l'idea occidentale c'è più che... una gerarchia, c'è cioè più l'idea di gerarchia, cioè tu immagina in qualche modo. Tu
entri qua nel comitato e pensi, ok, se io utilizzo l'immagine che è di Shueisha, io dovrò pagare Shueisha. No, non funziona così. Ah, okay. Tu sei all'interno del comitato, tutti voi avete inserito avete fatto il vostro investimento e ognuno di voi potrà utilizzare l'immagine di quel prodotto che voi avete investito in maniera singolare. Se tu vuoi fare le patatine Marvel in Italia, devi andare a pagare la Marvel. Certo, comunque devi parlare con devi andare a fare sicuramente un accordo economico diretto. Invece chi lavora al comitato avrà pari diritto su immagine, per esempio, pari percentuali di diritto su immagine su determinate cose che vengono appunto concesse a priori, perché occorre fare quell'anime e gli investimenti servono. E quindi il supermercato poi andrà a fare le patatine di Chainsaw Man, che andranno fortissime, e che poi potrei mettere le musiche di sottofondo al supermercato, perché lui di quella catena era lì. Quindi l'idea che ci sia una mano invisibile, come c'è in Occidente, nella Marvel, tutti questi, la Disney, è meno vera in Giappone, perché appunto la mano in realtà è più tante teste, dito. Sì, tante dita, diciamo, non appartenenti. Diciamo che dipende poi da comitato a comitato, dipende da produzione a produzione, perché quando si parla di industria anime non possiamo parlare come questo è il modello, questo è il meccanismo generale, tutto funziona così. No, tutto funziona così, diciamo così, a livello teorico. Poi ogni produzione, ogni comitato avrà delle proprie regole, avrà delle proprie, diciamo così, imposizioni, avrà, potrebbe non esserci il comitato, potrebbe essere un'unica figura all'interno del comitato. Quindi è variabile. Ti ho fatto l'esempio di Chainsaw Man perché è emblematico come il comitato era formato da Mappa e Shueisha. Okay, quindi cioè non c'era nessun altro, Mappa. Era proprio solo Mappa, diciamo, cioè ci aveva dato c'è stato un tentativo appunto di eliminare quella che può essere una possibile gerarchia. Quando tu mi parli di gerarchia, magari noi la concepiamo più come anche delle responsabilità, oltre che semplicemente degli investimenti, mentre lì la responsabilità viene interamente affidata a chi poi si occupa proprio tecnicamente della produzione di quella serie o di quel film. Quindi se la cosa è un flop, non ne risente direttamente il comitato di produzione. La colpa non viene affidata a loro. Il problema non nasce poi tra le file dell'azienda, ma nasce per lo studio. Perché l'intera responsabilità viene sulle sue spalle. Però diciamo, i vertici, mettiamola così, o comunque chi è il comitato di produzione può... bloccare, decisionale ce l'ha comunque, quindi comunque può dire tu non fare questa cosa. Ti parlavo di gerarchia in quel senso lì, la possibilità che ci sia un sistema di questo tipo è fattibile quando c'è una commissione di lavoro, molto semplicemente. Mappa cercava di eliminare questo tipo di possibilità, dicendo a Shueisha, che era il committente del lavoro, ce ne occupiamo noi mettendone tutti i soldi. Okay. Genericamente invece lo studio non fa parte del comitato di produzione perché non vuole dire responsabilità di tipo economico, cioè non vuole fallire dopo che magari quel cartone non va bene, perché ci sono tanti esempi di studi che sono andati in bancarotta perché magari hanno dovuto fare i debiti con altri studi per subappaltare il lavoro e così via, non sono mai riusciti a pagarsi i debiti. Perché poi il comitato di produzione ti dà un budget da cui alla fine ti tieni il tuo pagamento fondamentalmente. La maggior parte delle volte paga il contratto, nel senso sì, ti danno il cachet. Oppure finora si è sempre utilizzato il sistema degli studi che si occupano della vendita poi dell'home video. Okay. Ma anche quello è un modello sempre meno sostenibile perché si vendono sempre meno sì, dicevi, DVD. Ormai tende a, anche il fumetto si tende a digitalizzare. Non ne ricavi più nulla. E per questa roba dobbiamo ringraziare Evangelion perché è lui che riporta un attimo in auge, ritornando a quello che stavamo dicendo prima, questo modello qui, però spostandolo invece sulla televisione, quindi vendendo ancora più commercio. Visto che adesso passi davvero al chiedere quattro spicci a chiunque.
nel campo del cinema comunque c'è anche una parvenza, diciamo, di dover mantenere un certo livello qualitativo, di dover soddisfare dei canoni, anche delle richieste da parte del pubblico, perché se vuole vedere un film, certo non bisogna vedere qualcosa che ha una qualità televisiva, Sì, voglio c'è la dire, qualcosa di differenza qualità di... cinematografica. Invece per la televisione le richieste sono molto minori e il tempo soprattutto diventa molto più risicato. Perché per la televisione, per il cinema, comunque ti danno delle tempistiche maggiori e ci sono delle possibilità lavorative anche più ampie, proprio a livello di investimenti. Mentre invece la televisione ti dà delle tempistiche che quelle devono essere, perché altrimenti si sfora col palinsesto. Anche l'uscita del manga in certi casi, no? E no. Ti dico, lì è una cosa molto più atipica di quanto si può pensare, perché fondamentalmente lì, anche solo l'idea che un anime debba uscire per forza nel periodo di pubblicazione del Penso ai manga. manga fiume tipo One Piece, Sì, Naruto. però ti dico, ci sono anime di manga che sono usciti 20 anni dopo la fine del Ok, manga, quindi in realtà tipo sono certi casi. Parasite, manga iniziato negli anni 80 e finito nella prima metà dei 90, è diventato una serie animata soltanto nel Recente, 2014. pure di band di gran successo, Sì, pure è è andata molto abbastanza bene. famoso. Proprio perché non è una cosa così definita nella pietra, insomma, è molto variabile in Sì. realtà. Proprio perché poi lì subentra un discorso molto più moderno che è relativo al rendere vendibile ciò che non lo era prima, Ok, quindi al ok. recuperare, ricommercializzare determinati prodotti. In certi casi può ritenersi necessario anche un restyle grafico, Ma in lì altri no. com'è un po' in Occidente c'è pure il sentimento della nostalgia che muove queste cose, in realtà invece è proprio una proiezione verso il futuro. La cultura dei remake lì è letteralmente presente da sempre. Ok. Ed è anche abbastanza differente dalla nostra perché non è tanto una questione commerciale o nostalgica, ma è una questione commerciale, ma di ricordare le cose, che è Ok. proprio l'opposto, se vogliamo, della nostalgia. Fa molto riferimento a quel sentimento malinconico e di ricordo. Però il più delle volte le nuove generazioni non sanno Ah, quindi nulla sono di quella cosa. nuove generazioni. Sì, ma Sono nuove nuove generazioni generazioni. Un neanche ricordo verso nel nuove giro di 2-3 generazioni. anni, Sì, nuove generazioni. ok. Perché lì c'è Letteralmente talmente tanto. c'è gente che già in Giappone non ricorda più cos'è Naruto. Ah, anche se, cioè, perché? Perché? Perché Perché è cambiano una società generazioni. capitalista. È una società che mangia continuamente, che Ok. divora continuamente l'animazione. Ci sono 250 serie l'anno. E quindi Come dici, non si fanno ricorda a... più. Dice sì, ok, è durato tanto. Ok, ma nel frattempo ne sono uscite 2000 Quindi sì, è come serie. dice lui, è proprio l'opposto, cioè non è un legame con ricordo emotivo, No, perché non no. lo ricordi, il ricordo è Sì, cancellato in ad qualche esempio, modo. recentemente sto uscendo la nuova serie di Amu che ha un obiettivo diverso perché Beh, sì. magari lì c'è più un rifarsi al pubblico di un certo tempo che aveva anche apprezzato la serie, però lo fai per esempio in quel caso attraverso il best of, che sono state Ok. selezionate le storie migliori tra virgolette di Ramu e sono state presentate tanto al pubblico che già le conosceva perché non ha bisogno per esempio di una progressione narrativa che gli spieghi tutte le varie relazioni come proseguono, ma anche al pubblico nuovo con una sintesi che gli ha evitato di doversi sorbire i 50.000 episodi della serie originale e quindi sposa anche un discorso di velocità che è molto moderno. Perché oggi, soprattutto poi in Giappone, dove vige una cultura del lavoro molto ferrea, certosina, se lavori tutte e 24 ore della tua giornata, quando vuoi fruire di intrattenimento, vuoi farlo in maniera molto rapida. Sì, E certo, quindi certo. anche senza dover stare Sul troppo treno, magari, a soprattutto. seguire con la concentrazione ciò che sta succedendo, specialmente se poi si parla di una commedia come la Mu, dove l'obiettivo principale per cui lo guardi è ridere, non tanto per seguire una storia o la sua Sì, evoluzione. E andamento. quindi c'è proprio questo cambio anche di modo di porsi,
che è proprio, come si dice, il contrario, la nostalgia va a distruggere quella che è l'immagine precedente perché ne deve mettere subito un'altra sì, che sia anche più interessante se possibile. Quindi l'idea che tante volte sia un prodotto fatto tanto per fare, in realtà non è tanto riscontrata in realtà, perché nell'interesse di chi poi lo va a creare c'è l'intenzione di superare anche il passato, perché si deve sempre puntare a Dicevi vendere. tu, c'è anche sempre quel discorso lì del rinizio, in qualche modo, del riscatto, del ricominciare da questo processo di sconfitta e ricominciare, riavvio Sì, comunque. ma i remake per loro sono sempre un modo per poter rimettere in ballo qualcosa che funziona, qualcosa che gli dice: questi siamo stati noi Una un passato, ripartenza ora comunque, noi come possiamo dicevi tu, la cultura ripartire. post-, Sì, cioè tutto poi nasce lì, tutto la poi cultura rinasce, puoi sempre post-atomica. riproporla alle nuove generazioni, rimodernizzato, magari Cioè, riaggiornato. riaggiornato. La Mu nell'opening c'hanno gli smartphone, poi comunque usano i telefoni quelli a Niente. girella, però comunque nel senso è un po', succedono cose un po' così a caso, ma sono messi lì proprio per andare a colpire anche un nuovo pubblico e ricordare al vecchio che quello è stato la Mu, con un'estetica completamente tutta nuova, quella che viene utilizzata ora con un forte patto del rosa, per esempio. Ecco, ci troviamo davanti a una situazione quando si parla del remake un po' particolare, perché si fanno i remake? Magari in passato poteva avere una motivazione diversa. Ora invece ci troviamo davanti a un periodo in cui abbiamo sì tante cose da poter adattare, ma siamo anche nel periodo della overproduzione. Abbiamo saltato un po' di Sovrapproduzione, sì. anni, però Vabbè, ci visto che sta, comunque già siamo siamo verso qua. la chiusura, giusto per darvi un quadro. In overproduzione il rischio di fare flop e crollare completamente è evidente. Il remake è una scialuppa di salvataggio, se ci pensi. Se tu sai che quel prodotto ha funzionato Però anche vent'anni fa, nell'ottica di un nuovo, nella nuova generazione. sì, perché no? Se sai che un prodotto ha Dici può funzionato, rifunzionare comunque. perché rimodernizzandolo Riaggiornato. non dovrebbe funzionare? È un modello che funziona. Certo, il problema dell'industria è che è sempre un punto interrogativo tutto quello che esce. Però più che affidarsi a qualcosa di originale, che è completamente un salto nel vuoto, ti affidi a qualcosa che già conosci, qualcosa che magari sai che può avere dei fan, Sì. qualcosa che in un modo o nell'altro, sì, magari si sono dimenticati, però ha un nome. Tu Merchandise, dei collezionabili sì. che di monili, diciamo, che esistono da tempo. Noi parliamo di remake perché la vediamo dalla nostra ottica e quindi anche di un panorama culturale che sta ripetendo fondamentalmente se stesso perché non riesce a trovare dei nuovi spunti per esprimersi. Ma dall'ottica giapponese è molto semplicemente un continuare la storia di un personaggio o di un È cast più accettata, cioè che anche sì, non è mai finita fondamentalmente, è finita solo quella versione lì. a livello di pubblico critica, quindi non è visto come è visto in Occidente, che è No, spesso no, no, demonizzato il proprio concetto di perché nella remake, sua che storia, fa prima parte parlavamo di del... film riassuntivi. Cioè che è una cosa che Esatto. per noi è assolutamente Inconcepibile. inconcepibile. Sì. Quando è che negli anni 60 andavano a vedere i film riassuntivi della serie di Batman o Adam West? Sì, Sarebbe no. mai successo. Sì, non... Anche solo l'idea di guardare la televisione sul cinema per noi è sempre stata assurda. Sì. Proprio perché prima si parlava di come te siano percepiti come due media dalle qualità differenti. Al cinema ci trovi la vera La cultura. produzione, In comunque, televisione ci trovi la produzione. il commercio, ci trovi la roba superficiale, le cose fatte con pochi spicci, con i Esatto, è un budget budget appunto minore. televisivi. Mentre per loro non è mai stato così, sia perché i budget sono sempre stati bassi sia in TV che al cinema, quindi non si ha neanche un'idea di che cosa è veramente cinematografico, che per noi è un dogma L'etichetta, quasi, no? sì. Il cinematografico, come se volesse dire chissà che cosa, puoi stare all'olio, sono film, ma non mi sembra che ci abbiano l'inquadratura di Scorsese,
fare un cinema leggermente diverso, proprio perché poi tutti i media hanno dei livelli, sì, sono per forza livelli qualitativi, ma livelli di espressione, sì, banalmente. E questa è una cosa che in Giappone, nell'animazione e anche nel fumetto, è sempre stata presente. E il creare un'altra serie che ha il nome di una precedente non è tanto il volersi riferire solo al successo di quella roba lì, ma semplicemente continuarne la vita. Prendiamo Lupin, è un personaggio che aveva una sua serie ben precisa, una sua vita ben precisa, e che l'animazione ne ha presa un'altra. Poi quando è finita quella, ne ha presa un'altra ancora. E così fino ad adesso, perché è un personaggio che non ha una vera e propria continuità narrativa, ma comunque continua ad evolversi nei tempi che passano. Sì, sì, ora, sì. Per esempio, è uscita una serie che racconta il passato di Lupin da ragazzino, riscrivendo quella che è una storia già stata scritta da... Quindi al di là dello sfruttamento commerciale, per loro è proprio un processo naturale, sì, questo, sì, qua, sì, al di là, sì, che poi venga sfruttato commercialmente. Anche relativo magari a delle icone, ma sì, che sì, può Conan, trascendere... Per dire, sì, che è interminabile. Sì, c'ha 16.000 film, pure quello, per dire... Il fenomeno dei film, per esempio, è molto interessante perché noi utilizziamo semplicemente la parola film, al massimo se è il film di una serie, tipo il film dei miei contro te, sì, queste cose, sì, qui, no? Film cinematografico dei miei contro te, mentre loro utilizzano Eiga e Gekijouban. Il Gekijouban è il film più riassuntivo, comunque legato alla serie, okay, mentre l'Eiga è il film. Shinkai, okay, il film serio, tipo okay, okay, finché vai festival, sì, proprio Shinkai. Quando si parla di un brand, se è un Gekijouban, è un film con poche pretese, se è un Eiga, diciamo, è un film che dovrebbe in qualche modo nobilitare quel brand, tipo il film su Doraemon in computer grafica, sì, con un budget un Eiga. E Slam Dunk, sì. Sì, l'ultimo film è un Eiga, se non mi ricordo male. Okay, okay. Sai che non lo so. Mi pare che è un Eiga. Anche lì è labile il discorso, perché quando viene da un brand è complicato andare a individuare. Però penso che sia proprio un Eiga. Sì, sì, quello dovrebbe essere un Eiga. I film di Naruto, per esempio, sono dei Gekijouban. Perché per loro è un concetto molto chiaro, questo della vita continua dell'opera. Che può rinascere sotto altre forme, fondamentalmente, perché Naruto non è solo il manga, e questo è proprio il punto cruciale della questione. Noi viviamo il Naruto anime attraverso il Naruto manga. Distinzione, non c'è questo che livello che viviamo molto noi, cioè l'idea, manga, poi tutto il l'idea resto. Del che questa è una cosa che combattiamo sempre noi, l'idea che l'anime ha cambiato la virgola in quel punto. I giapponesi non lo fanno questo problema, ma per ovvi motivi, purismo, perché non c'è un'opera originale. Non esiste l'opera originale, non è che l'opera di Oda è superiore a quella Toei che ha 18.000 registi, no, perché quella è tu sempre One Piece, che utilizzino, ora c'è la critica ad esempio di One Piece che utilizzano le aure alla Dragon Ball, i giapponesi non se li pongono questi problemi, perché per loro la vita dell'anime è letteralmente un corrispondente a quella che è la vita del manga, hanno i loro percorsi e vanno bene, non, se ci pensiamo poi ci sono tante opere che prendono le loro vie differente magari dal soggetto originale, come per esempio che ne so, il primo Fullmetal Alchemist, che ha una grandissima storia, ma del tutto inventata, e questo è normale. Ognuno di quei prodotti ha Dragon Ball Super, per dire, Dragon Ball, tutte le versioni, sì, di Dragon, cioè, i problemi ce li poniamo noi occidentali, perché noi viviamo il media anime, il media manga, quasi come l'anime subordinato al manga. Sì, 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 cioè, l'opera principale, c'è l'opera subordinata. Non è così, non è come il Signore degli Anelli, c'è Tolkien e poi ci sono i film e poi c'è in fondo la serie. Per noi è normale che se viviamo qualcosa di occidentale c'è questa gerarchia. Il Game of Thrones, però prima i libri, no? Più importanti. Che di fatto è un'opera derivata dall'opera principale. Sì, gli spin-off in Giappone esistono pure.
non è che ce ne sono tantissime, hanno fatto però forse non in Detective Conan, in Detective Conan hanno fatto lo spin-off del tipo del criminale, quello però la figura nera, la silhouette nera, e hanno fatto l'anime sulla silhouette nera, ma non è visto come qualcosa che va a snaturare l'opera perché magari in una virgola dice Y, da noi invece tutti questi problemi si fanno, certo. Ma il fatto è quello che guardano tutti, sì, infatti il fatto è proprio quello che dicevamo all'inizio, noi non dobbiamo, non possiamo eliminare dalla, diciamo così, fruizione quella che è l'intenzione. Sarebbe assurdo pensare che vai a eliminare l'intenzione durante magari la critica stessa. Tu la fruisci ovviamente da occidentale, è ovvio, però quando poi vai a contestualizzarlo a livello critico o comunque vai a discuterne in uno o in un altro modo, sarebbe assurdo pensare di eliminare quella che è la società giapponese, il contesto in cui è nato e in cui viene vissuto, anche perché ricordiamoci che l'animazione, così come il manga, è... da giapponesi per giapponesi. Sì, quello che dicevate all'inizio, cioè loro non guardano tanto il fatto che l'Occidente comunque... Ora la situazione un po' sta cambiando, perché è diventato tanto, perché l'influenza importante. È diventata tanto importante, abbiamo produttori anche esteri che arrivano nei comitati e dicono io voglio entrare nel comitato, posso? E quindi c'è un'influenza in un modo ora non stiamo parlando di tutte le produzioni, però può capitare che succede, che si arrivi a questo punto. Non sappiamo quali sono, per esempio, le relazioni di Netflix per tutte le loro serie all'interno. Non sappiamo quali sono le influenze di Crunchyroll all'interno di tutti i loro comitati. È ovvio che sappiamo che, per esempio, che ci sono serie completamente prodotte o comunque in cui fa parte Crunchyroll del comitato. Netflix. O Netflix forse un po' meno, generalmente le compra come original loro. Quindi noi non sappiamo bene quali sono tutte le relazioni e quali sono poi le reali influenze, perché non è neanche detto che siccome Netflix è entrato nel comitato allora può avere realmente influenza sull'una o l'altra cosa. Certo, perché quello che diceva